Lasciamo la parola a Maurizio Coletti che coordinerà tutta la sessione che dovrebbe concludersi intorno alle 13. Sì, grazie Hassan. Direi che dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo notevole per mantenere questa possibilità di chiudere intorno alle 13. E quindi la prima cosa è che adesso io dirò un po' come è organizzata quest'ultima sessione e poi dopo ci saranno dei minutaggi che cercheremo tutti insieme di rispettare. La primissima parte della giornata è centrata sulla restituzione del senso delle parole chiave che escono dai gruppi paralleli, cioè dalle stanze di lavoro di ieri, 5 minuti per ciascuno dei coordinatori. Poi dopo passeremo ad una introduzione mia brevissima, lampo, e poi dopo passeremo agli interventi relativi al tema di oggi, che come sappiamo è servizi e questione di sistema. Una, aggiungo io, o più prospettive. Ci siamo accordati sulla scansione, Vito Danza per primo, poi Stefania Grimaldi, poi Edo Polidori, Fabrizio Starace, Gianluca Monacelli, abbiamo poi Maria Grazia Giannichedda che doveva essere il primo intervento che per problemi tecnici ci informerà tramite Susanna quando sarà disponibile, e poi Riccardo De Facci e poi infine Stefano Vecchio. Allora, ognuno di questi interventi avrà a disposizione 10 minuti. E io mi permetterò di segnalare al relatore quando manca un minuto al termine di questi 10 minuti, in modo tale che si possano prendere le misure più efficaci. Io partirei direttamente dalla restituzione dei gruppi di lavoro. Stefano Bertoletti, Claudio Cippitelli, Lorenzo Camoletto, Serena Franchi e Maria Teresa Nenni. Quindi chiederei a Stefano Bertoletti di iniziare con i suoi 5 minuti di restituzione. No, Stefano, ecco, ok. Adesso si sente. Sì, scusa, sto provando a condividere lo schermo, ma mi dice che ancora l'organizzatore ha disabilitato condivisione dello schermo. Ecco, allora, vedete? Sì. Perfetto. Allora, sì, scusate. Ecco, pronti. Eccoci, così va più o meno bene. Bene, sì. Allora, il gruppo diciamo che ha funzionato abbastanza, nonostante i limiti della dimensione online, hanno parlato abbastanza persone, anche se il gruppo era numeroso e insomma, sia dal punto di vista tecnico che anche relazionale è stato abbastanza fluido. Partendo dalle domande poste, è uscito fuori subito il tema delle stigmatizzazioni, come uscire dalle stigmatizzazioni che i servizi e certa visione di impostazione dei servizi produce. E quindi il discorso dei setting che creano stigmatizzazioni con una centratura prevalente sui CERT, no? Perché probabilmente la maggioranza delle persone deriva da esperienze di lavoro sulle dipendenze, diciamo, comunque anche se molti erano operatori di servizi di riduzione del danno. Quindi il tema era rimettere al centro la persona che, come modalità per migliorare il confronto e la collaborazione tra servizi diversi, e su questo appunto è emerso anche diciamo,
utilità di imparare a utilizzare e anche comprendere diversi linguaggi dei servizi con cui si entra in contatto, cosa che appunto ha sollevato anche qualche autocritica rispetto ad esempio alla impostazione difensiva che prevale in molti servizi di riduzione del danno rispetto ai CERT, e quindi sul fatto di delle volte di imparare a ascoltare anche linguaggi medici che sono in qualche modo inevitabili. Poi il tema della fatica degli operatori, sempre per discorso della centralità della persona, a restituire potere agli utenti, anche perché esiste ovviamente il problema del fatto che le persone ricercano conforto in una etichetta diagnostica, e questo complica questa dimensione di restituzione del potere. Qualcuno ha detto che appunto ci sono dimensioni informali, i setting non formali, i processi di cura che vanno valorizzati. Si è fatto l'esempio di lavoro di accompagnamento soprattutto con persone straniere, su cui questa dimensione assume un valore particolare anche per la costruzione della relazione dell'operatore. Quindi importanza di confronti, questo anche in fase di prospettiva, tra modelli e teorie in contesti ampi, compresi quindi servizi territoriali. Come dicevo prima, appunto il confronto con i CERT, con il personale, c'è una grossa difficoltà di linguaggi rispetto alle prospettive dominanti, e quindi alcune volte è emerso il tema della diagnosi, no? Che anche se non ci piace, qualche volta la diagnosi rappresenta la dimensione di accesso al diritto alla cura, ad esempio il diritto ai farmaci, eccetera, per cui bisogna farci i conti. Io ho rilanciato, perché tutto il... Manca un minuto, Stefano, scusami, ma... Ho rilanciato sul fatto della loro visione rispetto ai servizi di salute mentale. È emerso che non esiste istituzione più malata della psichiatria, che in qualche modo la soluzione sta nell'investire su servizi e spazi intermedi, perché questi rappresentano anche una strategia funzionale in termini anche economici, in quanto riescono a alleggerire da una parte il carico che i servizi di salute mentale hanno rispetto all'impostazione attuale, e quindi potrebbero ottenere più salute mentale concreta. E appunto una persona diceva: quando l'ospite è consapevole riesce a essere attivo nel processo di cura, se no si torna spesso sui soliti passi, si perde tempo, e quindi anche questa impostazione ha un valore economico, nel senso di ottimizzare le risorse. Mi fermo. Grazie, grazie. Allora, io direi che senza por tempo in mezzo, io chiederei a Claudio Cipitelli di procedere alla sua restituzione con la solita raccomandazione di 5 minuti. Non ti si sente, Claudio. Scusate. Dicevo, il gruppo era composto in buona parte da colleghi di Trieste, diverse figure professionali, sia del pubblico sia del privato sociale, diciamo, ma erano presenti anche colleghi di Roma, di Napoli, di Perugia e altri. Ho diviso così la slide, come vedete, terreni comuni di lavoro. Lo stigma è stato il tema più tematizzato e declinato. Stigma, si è parlato di stigma interiorizzato, come lavorare su questa questione dello stigma interiorizzato, lo stigma incrociato fra diversi utenti che riproducono e accusano, stigmatizzando altri utenti, ma soprattutto la necessità di luoghi che non riproducano questo stigma. Si faceva riferimento in particolare ad alcune esperienze per minori che stavano sperimentando luoghi non soltanto neutri ma molto accoglienti, in particolare a Trieste, e questo è. Lo stigma riguarda anche le famiglie, è stato detto, concettualizzate spesso come sempre problematiche, anche quando questo
questa cosa non esiste. Poi una grande attenzione è stata posta sulla diagnosi, cioè l'attenzione massima nei minori, ma in generale, a non fare diagnosi, come dire, che producano a loro volta stigma. Quindi grande attenzione alla diagnosi, grandi strumenti e grande attenzione agli strumenti per la diagnosi. Si è parlato dell'uso improprio dei farmaci, il famoso misuso, che spesso deriva nell'esperienza delle persone da un uso a regresso ufficiale, diciamo, ricettato, che spesso è frutto di autodiagnosi. L'autodiagnosi ormai è un mood della nostra società, ma in questo caso può essere davvero interessante. Abbiamo parlato molto del rispetto dell'animato, anche per quanto riguarda le famiglie, e quindi come continuare su un percorso che è stato avviato su questo tipo di problema. È stato evidenziato come sia necessario, come terreno comune di lavoro, la presenza di vari consumatori nei tavoli di rete. Questo ormai è una questione ineludibile, imprescindibile, e la stanza la ribadisce. Ultima cosa, la ricerca dei feedback degli utenti, cioè avviare una ricerca vera, propriamente detta, magari con strumenti condivisi, per avere un'idea su come viene percepito i processi di cura, i processi di presa in carico dagli utenti e dalle loro famiglie. Per quanto riguarda i contributi, bisogna superare la difficoltà di comunicazione dei servizi di dipendenza e salute mentale, e soprattutto fra questi due servizi e il terzo settore. La comunicazione non avviene in larga parte, soprattutto per gli adulti, è più presente, l'esperienza di Trieste di Gioia è più presente per i minori, però è un tema. L'assenza di protocolli tra pubblico e privato, quindi cominciare a prefigurare la possibilità di protocolli più stringenti, più interessanti in questo senso. La difficoltà della condivisione nell'ascolto reciproco, cioè gli attori agiscono, si muovono, hanno visioni e hanno modelli di riferimento diverso. Bisogna cercare di integrarlo in maniera particolare con le visioni, le esperienze, l'atteggiamento che hanno tutte le realtà di outreach. Si è ribadito che siamo tutti davanti d'accordo per il mantenimento della regia pubblica, ma il pubblico è stato inteso e ribadito come un pubblico allargato, un pubblico quindi che preveda al suo interno tutti gli attori presenti, quelli che abbiamo detto, nel terreno di lavoro comune. Un altro ambito assolutamente importante sono i servizi adeguati ai minori, e per adeguati, sul lemma adeguati, bisognerà fermarci e comprendere cosa intendiamo per adeguati, se basta che ci sia un biliardino perché siano adeguati o se l'adeguamento deve essere frutto di una riflessione comune. Poi l'ultima cosa, i servizi presenza fissa e dimora e per i consumatori di alcol, che perlomeno nella mia esperienza, nell'esperienza di altri, sono coloro che portano avanti i consumi poveri, consumi più poveri, e quindi una grande attenzione deve essere rivolta a queste persone. Finito. 4 minuti e 55 secondi, grazie tante Claudio. Lorenzo Camoletto per la terza stanza di lavoro. Lorenzo, a te. Ok, sono riuscito a condividere? Sì, se lo apri un po' di più è meglio. Adesso lo apro, adesso lo apro. Allora, nel gruppo c'erano 18 persone, molto, molto variegate, di diversa professionalità, anche di professionalità non proprio, diciamo, dentro a questo duopolio sul servizi per legati al consumo di sostanze e servizi psichiatrici. C'erano anche molti insegnanti e c'erano anche parecchie persone che potevano, insomma, in qualche modo vantare una doppia competenza, cioè persone che avevano una professionalità ma erano anche, diciamo, passate come familiari o direttamente dall'altra parte. Il tema che è venuto fuori, principale, e che si conferma anche un po' rispetto a quello che ho sentito dagli altri gruppi, è che c'è una discrasia molto forte fra il dichiarato e il reale a tre livelli. A livello che è quello della comunicazione, i servizi non parlano fra di loro, ma non parlano nemmeno effettivamente con i pazienti, non parlano
nemmeno all'interno delle stesse equipe fra professionalità diverse, al di là di quello che poi dopo tutti quanti lamentano essere un problema, poi se lo vivono e non riescono a superarlo. Dal punto di vista poi della reale esigibilità dei diritti, perché in particolare quando a questi temi si intrecciano il tema della migrazione, il tema dei senza fissa dimora e quant'altro, diventa proprio difficile anche dal punto di vista burocratico poi rendere esigibile un diritto che sulla carta ci sarebbe, e la necessità come soluzione possibile, insomma, quella di creare o di comunque rafforzare la funzionalità dei ponti, inteso come ponti i servizi di bassa soglia, i servizi di prossimità, ma anche le figure dei pari, le figure che insomma in qualche modo possono stare da tutte e due le parti. Non siamo riusciti a parlare di come continuare questi due giorni da un'altra parte. La sottolineatura è ancora una volta sul fatto che appunto fra la teoria e la pratica c'è molta differenza. Ecco, io credo che questo sia più o meno quello che è venuto fuori. Siamo riusciti a fare un giro con tutte le persone, quindi tutti si sono espressi, qua ci sono alcune delle risposte, c'erano anche medici, sanitari, infermieri, tutto il resto, eccetera, quindi avevano anche coscienza dello stare dall'altra parte in modo molto significativo, e anche loro lamentavano le stesse cose. Anche un medico ha difficoltà a parlare anche con un altro medico, è stato un po' stigmatizzato anche questa deriva, si diceva particolarmente in Lombardia, non so se poi è confermato o meno, dell'approccio dominante molto, molto medicalizzato e molto, diciamo, antirelazionale. Questo è un po' quanto. Ho battuto il record? Sì, direi di sì, 3 minuti. Allora, dunque, io direi che ora ascolteremo Serena Franchi. Dov'è Serena? Qui? Sì, eccola, eccola lì. Lo schermo, vediamo se riesco. Condividere lo schermo, sì, questo. Ok, cercherò anche di battere il record, anche se non ho slide altrettanto impattanti e carine, ma ho fatto un lavoro un pochino più classico. Allora, anche noi eravamo un gruppo non numerosissimo, saremmo dovuti essere forse una ventina, ma alla fine eravamo 12-13. È stato molto interessante, le cose che sono emerse sono in realtà in continuità con quanto già hanno detto gli altri relatori. La prima slide che ho preparato ha una parola chiave che mi è piaciuta molto e che in realtà è stata condivisa da tutti e tutte. Usami bene. Usami bene è l'invito alla fine del gruppo, della condivisione da parte di una dottoressa, un medico psichiatra, che diceva rispetto al ruolo dell'operatore col paziente, presa di consapevolezza rispetto al fatto che spesso qualsiasi operatore, quindi sia chi lavora in unità di strada sia il personale sanitario, si dimentica o ha difficoltà a ricordare la responsabilità nei confronti dei pazienti, farsi portavoce di quelle che sono le problematiche riconosciute dal paziente stesso. E da questo poi abbiamo approfondito su vari livelli, quindi la difficoltà ad uscire da una logica patologizzante, medicalizzante rispetto al paziente con la dipendenza. L'importanza del paesaggio, è stata accolta l'approccio proposto da Patrizia Meringolo l'altro giorno, quindi invece parlare di contesto, parlare di paesaggio, perché il contesto tende a focalizzarsi sul qui e ora, mentre il paesaggio rende l'idea un'idea migliore rispetto alla presa in carico di tutto il percorso geografico della persona e non soltanto sulle cose relative all'attualità. Di nuovo mettere al centro l'operatore in un rapporto di contaminazione reciproca, quindi sia di cessione di competenze,
ma anche di presa di consapevolezza che l'utente, che il paziente debba essere consapevole del proprio percorso, debba essere responsabilizzato e che il percorso poi debba essere in un'ottica evolutiva sempre una possibilità di cambiamento. La multidisciplinarità è un altro tema fondamentale e le criticità principali sono proprio relative a questo. Chi nei due ambiti, quindi chi rispetto a CSM e SERD, deve fare carico della persona, chi si trova a rispondere rispetto alle esigenze. Questa è una delle problematiche principali, perché poi anche in percorsi che non sono strutturati spesso non si riesce a dare una continuità sia nel mantenimento della relazione alla percorso della relazione alla persona, sia poi nel momento in cui la persona esce dai servizi, chi è che l'accompagna. Quindi un maggior dialogo da questo punto di vista sarebbe auspicabile. Sicuramente la riduzione del danno e un approccio dovrebbe trasferirsi anche nell'ambito della salute mentale, sempre in una logica di contestualizzazione e non fossilizzazione sulla dipendenza come unico problema della persona. E queste sono le altre parole chiave, quindi cessione del potere tecnico, definizione congiunta degli interventi concreti, maggior protagonismo della persona. Spesso la persona entra nei servizi accompagnato dalla famiglia, ma non deve essere la famiglia al centro, deve appunto essere l'utente. E la continuità nel tempo, quindi in una logica temporale più sul lungo periodo e non sul momento, perché la presa in carico deve tener conto di, appunto abbiamo detto, il paesaggio della persona. Questo era il discorso appunto della biforcazione tra utenti che a volte riescono a intervenire in prima persona e quindi chiedono un aiuto, e nel mondo della salute mentale spesso invece questo non succede, della famiglia, ma bisogna ritornare a centrare sulla persona. Ultima battuta, la persona deve essere il primo agente. A me è piaciuto molto quando uno degli interventi ha sottolineato il fatto che alla fine è la persona che conosce se stessa, quindi chi meglio di lei può parlare per sé. Il grave problema dell'istituzionalizzazione delle persone e soprattutto anche il problema non da poco delle differenze a livello nazionale sui singoli contesti, anche all'interno della stessa regione, delle stesse realtà, che sicuramente costituiscono una difficoltà aggiuntiva. Grazie. Grazie Serena. Allora, io passerei per l'ultimo report sui lavori del gruppo a Maria Teresa Ninni. Oh, che cosa è successo adesso? Allora, lo vedete? No. Ma come mai? C'è scritto condivisione dello schermo, ma non c'è. Tu l'hai aperto, l'hai avviato il PowerPoint o quello che sia. Adesso lo vedete? Ecco, adesso sì, adesso sì. Ok. Allora, il nostro gruppo era di circa 20 persone. Purtroppo non siamo riusciti, insomma, non tutti sono riusciti ad intervenire. Praticamente chi è intervenuto saranno state 6-7 persone. Alcune cose sono un po', si ripetono, no? Sono un po' punti che sono stati già detti dagli altri gruppi. Sicuramente la difficoltà di comunicare, di comunicazione tra i due mondi, è quello che è uscito forte, è la
come dire, la formazione quanto sia inefficace, anche laddove esistono percorsi universitari che dovrebbero permettere un focus maggiore sulle dipendenze, questo non viene fatto. E quindi non so, si parlava delle cattedre di psicologia delle dipendenze che sono completamente svuotate di, spesso e volentieri svuotate di senso. Qualcuno ha considerato che è importante ritornare a lavorare nel territorio, perché il territorio permette di avere uno sguardo congiunto sulle, sulle problematiche. Si è parlato della difficoltà da parte gli educatori erano molto, ce n'erano molti nel nostro gruppo di educatori, e si è parlato molto della difficoltà, per esempio, di quello che succede a volte quando i servizi inviano le persone in comunità e come questo venga vissuto un po' come una delega totale e un inviare un pacchetto e un po' disinteressarsi poi di quello che succede. La diagnosi, anche da noi la diagnosi è tornata come punto centrale, in cui si è parlato di una diagnosi che non sia già costruita, ma che la diagnosi vada costruita nel tempo, e che bisogna stare a fianco delle persone e non categorizzarle e quindi un po' svuotarle della propria protagonismo, del proprio protagonismo. Si è fatto un excursus su come sia cambiata la terminologia negli anni e come questo abbia significa nel mondo delle dipendenze, come significa anche diverse visioni del problema, della questione, fino ad arrivare, i primi anni erano drogati, poi tossicomani, addiction, fino ad arrivare alle persone che usano droghe, che è quella che utilizziamo adesso e che praticamente è anche grazie un po' al protagonismo degli attori che si è arrivati a questa sintesi di a questo gergo, insomma, questa parola, questo termine. Si è parlato anche da noi dell'uso dei farmaci e dell'abuso dei farmaci, ma soprattutto come anche modalità di cura, no? Un po' veniva detto. Manca poco meno di un minuto, Maria Teresa. Ok. Allora passo un po' al discorso di quello che si poteva fare nei due ambiti. Allora, quello che è venuto fuori, appunto, a parte la formazione dell'università, era anche di fare formazioni congiunte, di fare formazioni, come dire, magari la psichiatria fa formazione alle dipendenze, le dipendenze alla psichiatria. Così è un modo anche per trovare un gergo, un dizionario comune e potersi capire. Si è parlato anche da noi dei minori e di quanto a volte il fatto di non essere presi in carico o essere presi in carico in modo un po' così non con la sufficiente attenzione provoca poi il ritrovarsi questi stessi minori poi come adulti ormai psichiatrici e completamente istituzionalizzati. Il discorso del reo folle, reo dipendente, nell'eccezione di un ritorno un po' alla psichiatrizzazione e alla sottrazione di identità e di autonomia delle persone che vivono i problemi sia della dipendenza che della salute mentale.
si è parlato anche di far tesoro un po' delle pratiche che sono state attuate nei vari servizi, quindi non so, le direttive anticipate di trattamento utilizzate in psichiatria, e poi anche il fatto che, per esempio, nel mondo delle dipendenze esiste una storia di contrattazione con il privato sociale che forse in psichiatria non c'è, e questo è poi il risultato di protocolli che non si attuano non vengono sottoscritti. Io direi che penso di aver detto più o meno tutto. Ci sei, ti abbiamo sentito, grazie. Grazie anche a Maria Teresa, un panorama molto ricco che forse qui rilancio di nuovo questa questione, forse anche con le cose che vengono da queste stanze di lavoro ci pongono il problema del come continuare l'esperienza della Summer nel prossimo futuro, quindi del come far crescere, arricchire questo patrimonio di scambi. Ora io passerei alla questione del gruppo di lavoro. Do il benvenuto a Maria Grazia Gianichedda, che è riuscita a superare i problemi di tipo tecnico, e quindi sarà la prima a intervenire. Io vorrei solamente prendermi qualche Maurizio, istante. Perdonami, solo su una segnalazione, te l'ho scritta in chat, se puoi ricordare che c'è un questionario di valutazione. Ah sì, è vero. Allora sì, fallo te. No, semplicemente che da questo momento metteremo sulla chat un link per un questionario di valutazione della Summer, che potete iniziare a compilare quando volete, sarà disponibile per una settimana fino a sabato prossimo, ve lo manderemo comunque anche via mail, però intanto vi mettiamo questo link che potete tenere e già utilizzare, grazie. Quindi diciamo il tema della sessione, questione di sistema, ricerca, identificazione di una o più prospettive. Questo tema dà, la mia proposta, per acquisiti gli interventi e le riflessioni che si sono state sviluppate sia nei moduli precedenti che nelle stanze di lavoro. Quindi gli aspetti teorici, teoretici e di teoria della clinica e della diagnosi, quindi il ruolo di un certo aspetto neurocentrico, quindi la deviazione delle neuroscienze, il ruolo della riduzione del danno come approccio innovativo alle policies, gli aspetti dimenticati e sviliti, l'hanno ricordato in molti nei gruppi di lavoro del territorio, le questioni dei diritti tra soggettivazione e oggettivazione, le questioni quindi del potere nei rapporti tra gli usatori e gli operatori, poi si è discusso molto dello stigma e il doppio stigma, dell'importanza e della centralità degli interventi basati sui peer, sui pari, la questione del linguaggio, delle terminologie e della formazione, e questo che mi permetto di aggiungere, che è quello che è stato più volte ricordato, la questione dell'integrazione tra due realtà che, nonostante lo stiamo rincorrendo da molto, pare, da quello che dicono gli interventi, non si sia ancora avvicinato sufficientemente. Il tema della sessione, ripeto, è: che relazione organizzativa e funzionale può esistere tra servizi e strutture che si occupano di psichiatria e salute mentale da una parte, e dall'altra appunto quelli che si occupano di usatori di sostanze, di riduzione del danno e di approcci residenziali dedicate alle persone che usano sostanze. Tenendo conto che in questo senso gli aspetti, le scelte sono in carico alle regioni, dobbiamo partire da questa considerazione, che il quadro delle scelte regionali è quanto mai variopinto e variegato. Mi sono fatto forte di questo aiuto che mi ha dato la responsabile, la coordinatrice dei coordinatori regionali per
per le dipendenze. E allora direi che si può dividere queste scelte in tre grossi tronconi: le regioni, le pubbliche e le province autonome, che hanno optato per un unico dipartimento, quindi psichiatria e dipendenza insieme, le regioni che hanno mantenuto separati i due ambiti e le regioni che non hanno optato, hanno optato per un sistema che poi dopo dipende molto dall'ASL, o comunque non è questa una scelta caratterizzante. Sono 7 le regioni che hanno optato per il primo modello, un unico dipartimento. 7 quelle che hanno optato per mantenere separati i due livelli e 6 quelle che non hanno optato per la 7 anzi e quelle che non hanno optato per un modello o l'uno o l'altro. Quindi, come vedete, se ci mettiamo anche che anche pensare ad un unico dipartimento può avere delle letture organizzative, funzionali, eccetera, differenti, voi comprendete che siamo di fronte di nuovo al problema di una differenza, a problemi di differenze molto marcate tra i territori regionali e nei territori delle ASL. Questo ovviamente a prescindere dalle pratiche di intervento e di lavoro comuni e condivise, ma anche negli obiettivi queste scelte vorrebbero condividere, abbiamo delle differenze. Io ricordo solo che ho qui un documento a carico di CGL, Forum Droghe, Psichiatria Democratica e Forum della Salute Mentale, che lancia un forte allarme a proposito di una scelta che starebbe per proporre a GENAS, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che opta per seccamente per il modello Dipartimento di Psichiatria all'interno l'operatività verso le dipendenze. I firmatari si dichiarano preoccupati di questo passaggio, soprattutto in visione della conferenza che c'è stata programmata per ci è stata programmata perché non c'è stato molto lavoro comune per la preparazione, perlomeno per ora, di questa conferenza di novembre. Allora, io vorrei solo ricordare, in quanto soprattutto la mia esperienza si basa nell'ambito degli usatori di sostanze, che esistono delle differenze marcate tra i due settori, che devono essere affrontate, conosciute e superate eventualmente. La prima è legata al fatto che gli usatori di sostanze hanno un problema che si chiama l'approccio penale alle loro questioni, cioè alle loro scelte. La seconda è la caratteristica specifica della stigmatizzazione verso le persone che usano sostanze. Ricordava Maria Teresa Ninni che ieri abbiamo fatto, anche se rapidamente, un excursus nella terminologia da drogato degli anni 60 fino a usatore di sostanze degli anni ancora non trasversale, ma dei giorni d'oggi. La terza è che l'approccio medicalizzante, ne ha parlato Henri Margaron a proposito delle neuroscienze, ha delle differenze sostanziali nei due settori. La quarta è che il settore delle sostanze e quindi di ciò che si usa cambia molto rapidamente e quindi cambiano molto rapidamente i problemi o le difficoltà o le questioni che i soggetti pongono a chi incontrano, cambiano molto e quindi mentre quando io ho iniziato a occuparmi c'erano un po' di droghe legali, l'eroina e la cannabis,
successivamente abbiamo visto l'irrompere di nuove sostanze, di nuovi modelli di consumo e quindi di nuovi problemi che possono sorgere. C'è una quinta differenza tra i due settori, che è quella legata al rapporto che storicamente si è costruito tra il lavoro nelle dipendenze e nei servizi pubblici e il lavoro nelle dipendenze, negli usi di sostanze, nei servizi di privato sociale accreditato. Questo credo che sia un percorso molto molto ricco, molto tormentato, molto difficile, ma anche molto fecondo, che è una delle caratteristiche della parte degli usi di sostanze, meno mi pare, pronto a essere bacchettato, smentito, eccetera, da parte della psichiatria. Allora, ora noi dobbiamo, a partire dai vostri interventi, rispondere a questa questione. Che tipo di modello o di modelli possiamo immaginare? E che tipo di incontri possiamo immaginare tra questi due, qualcuno diceva, questi due mondi, tra questi due interventi o soggetti o perché ci sono le questioni legate alle scelte operative, funzionali, budgetarie, eccetera, e poi ci sono invece quello che noi stiamo praticando oggi e in questi giorni con difficoltà ma anche con ricchezza e con partecipazione, che è quella dell'incontro tra coloro che si occupano prevalentemente di un settore e coloro che si occupano di un altro. Allora, a questo punto io vorrei chiedere appunto ai relatori di iniziare a tenere la loro e a dire la loro con i 10 minuti che ci siamo detti, partendo da Maria Grazia Gianichedda, che eccola. Eccoci sei. Quindi Maria Grazia, hai i tuoi 10 minuti per un primo passaggio. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, colpa dell'Enel. No. Ho un testo perché mancava la luce a casa. Ho un testo che poi vi mando e che vorrei leggere, però non mi ricordo come si fa. Adesso l'ho preso il testo per fare la condivisione dello schermo. Io apro il testo. Condividi schermo. No. Desktop. Porca miseria. Sì. Dovrei usare il comando condividi schermo. Sì, poi però scegliere... prima devo mettere il testo. Prima devi aprire il testo e poi condividi. Il testo è aperto, ma adesso mi ha occupato tutto La PG Esc sulla tastiera e questo le toglie la visualizzazione a schermo intero. Il testo, poi sulla tastiera Esc. Ho premuto ESC ma non succede niente. Io ho bisogno di leggere il testo perché ho fatto lo sforzo di scriverlo per stare nei 10 minuti. Rinuncerete alla mia faccia perché non riesco. Perché premo ESC ma non... Oppure in alto a destra ci sono quei due quadratini sovrapposti che ti permettono di shiftare tra schermo intero e schermo parziale. So che sistema usi tu. Mio non fa così. Condividi, vediamo se mi dà. No. Il testo su che programma è stato scritto? È su un Mac. Sul testo. Allora, forse Leo è più... O Leo Bertoletti, no, ma è un Word, quindi è un Word o un... è Word per Mac, però okay. Allora bisogna togliere dal tutto schermo quel Word, per cui in alto a sinistra, mettendo il mouse in alto a sinistra, compaiono i tre
bottoncini della finestra, si No, prende. non mi compaiono tre bottoncini della finestra. Quelli colorati? No, Comunque, se allora. chiedo scusa, lasciatemi leggere il Sì, testo e prego. non Sì. vedere la mia faccia, che non mi sembra poi così No, ma importante. noi vediamo in faccia, eh. Ah, Noi mi vediamo. Sì, vedete? certo, certo. Ah, perfetto. Allora io leggo il testo e poi dopo ve lo mando. Cioè, perché appunto tentando di stare davvero nei 10 minuti, avvertimi 2 minuti prima, che Sì, così sì, sì. taglio prima. Perché non è semplicissimo il ragionamento che io vorrei fare, convinta come sono che non solo occorre ricomporre lo sguardo su la questione dipendenze e la questione salute mentale, ma che occorre addirittura ricomporre lo sguardo su tutti quei modi che alla fine ricadono dentro una definizione che un tempo poteva essere quella della maggioranza deviante, oggi so che Benedetto parla, Benedetto Saraceno, di sofferenza urbana, insomma, c'è tutta una parte di persone, cittadini, alcuni non cittadini, che ricadono, che attraversano il sistema dei servizi sociali e sanitari, e secondo me bisogna addirittura comporre lo sguardo per prendere tutto questo mondo. Cominciamo però dai nostri due mondi. Io sono partita dall'osservazione che faceva Stefano Vecchio l'altro giorno, che diceva che parlava delle nostre pratiche di deistituzionalizzazione, citando giustamente riduzione del danno e ripresa, recovery per chi ama dirlo in inglese. Io credo che faremo dei passi avanti nel far capire queste due pratiche e nel capirle meglio noi stessi, se si esplicitassero maggiormente quali sono gli strumenti concreti, i modelli organizzativi che consentono a queste due pratiche di essere operative. Penso che si riuscirebbe a vedere meglio e a far vedere che, se è vero che le persone con sofferenza mentale e quelle che usano droghe vivono problemi diversi e pongono questioni diverse, è altrettanto vero che nell'ottica della deistituzionalizzazione gli strumenti si somigliano molto e anche gli antagonisti in realtà sono sostanzialmente gli stessi. Penso, in altre parole, che della deistituzionalizzazione dobbiamo valorizzare maggiormente, penso agli interventi che ci sono stati il primo giorno, un aspetto che è stato centrale nel dibattito. Ma poi è caduto nell'ombra ed è stato appunto nell'ombra anche negli interventi dell'altro giorno. E che io definisco la dimensione organizzativa della deistituzionalizzazione. Deistituzionalizzazione è stata insieme smontaggio della macchina manicomiale, smontaggio anche o forse innanzitutto organizzativo e amministrativo. E costruzione graduale di luoghi e strumenti altri. Alla fine è nato un sistema così forte, tra virgolette, da essere capace di fare a meno dell'internamento. Il servizio forte, espressione tra virgolette, per i più vecchi forse lo ricordano, fu un tema chiave nel dibattito degli anni 90. In questo sistema forte, il posto letto, l'istituto e il luogo in generale dove metterlo, dove mettere la persona che ha problemi, hanno un ruolo marginale in questo sistema. La macchina istituzionale, che pure c'è ed è forte, è costituita da luoghi altri e da altri strumenti, che sono il fascino e la dannazione di questo genere di sistema nuovo, che lascia ben poco spazio al profitto privato. La dannazione, poiché ha bisogno, e qui è il fascino, di molto lavoro umano e di un lavoro assai particolare, lontanissimo, anzi opposto da quello che viene insegnato nella gran parte delle università e delle scuole di formazione. Ho sentito un po' ieri anche i gruppi di lavoro, appunto, questo è un tema ormai più che condiviso, anche se l'università complessivamente sembra ignorarlo. Questo della lontananza tra la formazione e le pratiche.
Ecco, mi pare che negli ultimi anni la riflessione sulla riduzione del danno e sulla ripresa si sia incentrata soprattutto su questo tema delle nuove e diverse competenze, attitudini, culture degli operatori e abbia un po' sottostimato l'importanza dei sistemi organizzativi, che secondo me appunto sono simili nei due casi della riduzione del danno, sono simili e molto vicini, e della recovery. Quindi abbia un po' sottostimato l'importanza dei sistemi organizzativi in cui si opera, e questo può indurre e talvolta induce, ditemi voi insomma se condividete questo, degli equivoci a mio parere. Operatori del CSM che rappresentano il proprio lavoro come orientato alla ripresa, per esempio, lavorano però spesso dentro dei sistemi organizzativi che smentiscono brutalmente la logica della ripresa, ogni volta ad esempio che una persona in crisi viene catturata dal 118 e reclusa un paio di settimane in certi SPDC e poi magari spenta dai farmaci a lento rilascio. Certamente io non disprezzo questi operatori, che sono molti tra l'altro e che sono spesso vicini a noi, al contrario mi sento vicina a questi, a loro che stanno cercando altre strade e che vorrebbero praticarle, ma dobbiamo stare attenti ai rischi di un certo volontarismo che getta addosso agli operatori la responsabilità di distorcere positivamente attraverso quasi se stessi un sistema che produce stigma, violenza, assenza di rispetto e di diritti. Per restare nell'esempio di prima, abolire la contenzione richiede, e va detto secondo me con chiarezza, un certo sistema organizzativo, dal CSM al 118 a tutto ciò che consegue, e non solo dosi massicce di buona volontà da parte degli operatori, che magari possono illudersi appunto che fanno recovery dentro un sistema che invece fa stigma, oppressione ed esclusione. In conclusione, secondo me occorre descrivere, analizzare e capire insieme i sistemi organizzativi in cui possono vivere riduzione del danno e recupero, senza dimenticare che la deistituzionalizzazione è un processo continuo e che anche il miglior sistema va di nuovo deistituzionalizzato. Qui credo che potrebbe esserci un ulteriore valore aggiunto nel poter lavorare. Un minuto e mezzo. Allora c'è il secondo tema che volevo porre all'attenzione, che è ricostruire i percorsi di formazione della domanda. Qua secondo me non ci riesco, però forse magari sì. Questo tema a me sembra cruciale, anche questo è stato un po' negletto. Susanna parlava avanti ieri Susanna Ronconi, dei contesti. Penso soprattutto al ruolo non tanto dei contesti familiari, ma di quartiere, eccetera, ma soprattutto al ruolo dei sistemi istituzionali contigui ai due campi della salute mentale e delle dipendenze. Mezzina citava l'altro giorno Maccacaro e la ricerca del CNR. Maccacaro diceva che l'epidemiologia delle malattie mentali è l'epidemiologia del loro riconoscimento, intendendo con questo non certo la sciocchezza che la malattia mentale non esiste, ma che c'è un percorso dal quale non si può prescindere, in cui nasce e si forma la domanda di intervento, e questo vale anche per il consumo di droghe. Questo percorso è un percorso istituzionale. Bisogna quindi che i sistemi che si occupano delle persone che consumano droghe, delle persone che vivono sofferenza mentale, siano sufficientemente forti da contrattare con questi sistemi che buttano via quelli che considerano loro scarti o loro problemi e che li deferiscono ai nostri due campi. Ecco, in conclusione, questi due temi, ricostruire e riesplicitare la consistenza organizzativa di quello che chiamiamo le nostre pratiche di deistituzionalizzazione, attrezzarsi per ricostruire e far fronte ai processi di produzione della domanda di intervento. Ecco, questo mi sembra due binari insomma su cui lavorare, e alla domanda qual è il sistema organizzativo giusto, io in realtà non lo so se è non so rispondere alla domanda se è il grande DSM o no. A me sembra necessario fare questo lavoro di ricomposizione
anche con le istituzioni che producono la domanda, e per fare questo lavoro di ricomposizione bisogna essere forti. Certo, la forza non è un dato forti per contrattare con l'ospedale, per contrattare col carcere, col tribunale, con i magistrati, ecco, che ci sono anche nel campo della salute mentale, come si sa purtroppo. Ecco, io credo questa forza, dicevo, non è una forza amministrativa, è sostanzialmente una forza politica. Io credo che dobbiamo recuperare la consapevolezza non solo della politicità dell'agire in questi campi, che questo mi sembra tutto sommato abbastanza evidente, ma anche la politicità in positivo, insomma, di ciò che noi possiamo fare, di come possiamo costruire ricomposizione in luogo di differenziazione, riconoscimento in luogo di alienazione. Ecco, e credo che mettendo insieme, a partire dalle pratiche, da certe pratiche, da certi luoghi, questi due campi, possa essere un buon inizio per essere più forti, per capire questo mondo che ci viene spesso rovesciato addosso e che sta crescendo in quantità di sofferenza e di problemi. Scusate, grazie. Scusate. Grazie Maria Grazia Gianichedda, presidente della Fondazione Basaglia. Io rinuncerò a fare quei classici piccoli commenti di restituzione e quindi passerei subito la parola al secondo degli interventi preordinati, che è Di Vito Danza, psichiatra, direttore del Centro di Salute Mentale dell'USL Toscana Centro, che ha 10 minuti per il suo intervento. Grazie, grazie Maurizio. Insomma, c'è una cosa che sovrasta tutti gli altri concetti che avete scritto bene come forum droghe sul documento iniziale, e che è questo. Dice: dopo aver delineato uno spazio di incontro e di incroci tra sguardi e saperi critici, solo allora possiamo affrontare la questione legata alla collaborazione tra i servizi, al di là dell'etichetta, oltre alla doppia diagnosi e comorbidità. Io credo che quello che è successo e sta succedendo oggi nei servizi, cioè fare dipartimenti unici di salute mentale e SERD, sia sostanzialmente una fusione a freddo. Proprio perché manca questo discorso qua, questo discorso iniziale. Non c'è stato in Italia un dibattito che abbia coinvolto i servizi, che abbia coinvolto gli operatori dell'una e dell'altra parte, in cui le cose si siano in qualche modo esplicitate, si siano viste le criticità, le questioni da cambiare. Niente, si fa una delibera regionale, da domani si parte e c'è questo dipartimento unico. Ora, per un non addetto ai lavori, quando pensa a un dipartimento unico, pensa a un servizio che dentro abbia in qualche modo si confronti, almeno nel dipartimento, con tutte le pratiche da fare, in realtà da svolgere. In realtà, nei dipartimenti, la salute mentale è salute mentale, il SERD resta SERD, anche se stanno sotto un'unica cornice. Nella sostanza, per dire che grossi cambiamenti non ce ne sono, non ne sono avvenuti. Allora, non ne sono avvenuti perché? Perché questa fusione a freddo ha un obiettivo, voi l'avete esplicitato, credo, in qualche documento, credo di averlo letto, l'avete messo, credo, al terzo punto, quarto punto, ma il problema fondamentale era uno, e quello è l'obiettivo, la riduzione delle risorse. I dipartimenti unici, oggi, fatti in questo modo, fatti appunto a freddo, senza discussione, senza niente, hanno un unico obiettivo, quello di ridurre il personale. Ora è chiaro che in tutto questo il discorso si può recuperare. Noi come salute mentale usciamo dalla conferenza nazionale indetta dal Ministero a 20 anni dalla prima che si fece, quindi la seconda conferenza dopo 20 anni, con una forte insistenza, con una forte richiesta di una serie di organizzazioni che è presente nel coordinamento nazionale salute mentale,
che insistentemente hanno chiesto, avendo precedentemente fatto una conferenza auto-organizzata per fare pressione proprio su una cosa di questo genere. Adesso vedi che a ottobre-novembre ci sarà la novembre sulle dipendenze. Ecco, questi sono elementi buoni per incominciare a iniziare un discorso, non a concluderlo, perché secondo me un dibattito vasto, che dicevo prima, che deve coinvolgere operatori, ma sulle cose poi, se vogliamo, io lavoro nel centro di salute mentale, nell'SPDC, quindi le questioni mi passano davanti quotidianamente. E ci sono delle questioni che in qualche modo ambigue, che vanno sciolte. Perché, per esempio, ne dico una, che cosa, molti CERT hanno degli psichiatri dentro il CERT. Altri CERT hanno solo tossicologi come medici, o comunque non hanno psichiatri. Anche questa cosa qua, io per esempio, capita che un CERT con uno psichiatra manda una richiesta di consulenza a un centro di salute mentale per una visita psichiatrica. Cioè, beh, è una banalità questa, è una cosa stupida, ma delle volte queste cose qua, ambigue, favoriscono dentro il mondo degli operatori confusione. Non aiutano a crescere la disponibilità a un lavoro insieme verso le persone, siano matti o siano usatori di sostanze. Noi dovremmo definire in un discorso ampio che in una situazione di crisi, di emergenza, chi interviene? Come intervengono? Perché oggi, al momento, le due cose sono separate. Maria Grazia Gianichetti prima segnalava questa questione delle contenzioni. Beh, credo che la maggior parte delle persone che vengono contenute negli SPDC, molti di loro, sono usatori di sostanze. Non so se sono la maggior parte, non ho questi dati, ma certamente sono tanti che vengono contenuti negli SPDC. Allora, queste cose qua sono... Io non credo che gli operatori dei CERT una cosa del genere va bene. Tenete conto che in Italia su 320 SPDC ci sono soltanto 20 SPDC che non legano le persone. Gli altri 300 legano sistematicamente, più o meno, legano sistematicamente le persone. E allora questi punti qua, la crisi, l'emergenza, anche sociale, a chi telefona un sindaco, un condominio? Chiama il 118, chiama lo psichiatra, finisce in SPDC, e nei 300 SPDC spesso può finire contenuto. Allora ci sono delle questioni che sono delle questioni dei dipartimenti di salute mentale, ma in un discorso di unitario, diciamo, dovrebbero essere sciolti, affrontati e valutare se poi è il caso o meno di creare dei servizi, come dire, dei servizi in qualche modo, non dico unici, ma comunque che lavorano a stretto contatto. Nella realtà poi le persone che sono in mezzo stanno a contatto con tutti e due i servizi, perché tutte le persone usatori di sostanze che finiscono negli SPDC hanno a che fare con la psichiatria. E tutte le persone che delle volte dall'altro lato, che persone sostanzialmente con un disturbo importante psichico che va di lunga durata, spesso può incorrere nell'alcol eccetera, e finisce pure al CERT. Quindi di fatto ci sono delle questioni che comunque andrebbero affrontate concretamente. Io sto parlando di questioni concrete che ovviamente hanno tutte un risvolto teorico, perché la deistituzionalizzazione noi stiamo denunciando da sempre, negli ultimi almeno 20 anni dopo la riforma, che una neoistituzionalizzazione per i matti sta avvenendo nelle strutture residenziali, che tra l'altro sono quelle che assorbono più risorse dei dipartimenti di salute mentale, sono le rette per le residenze. Un confronto su questo andrebbe fatto per vedere i percorsi. Io ho letto da qualche parte che per quanto riguarda i CERD c'è un calo di invii nelle strutture residenziali di un 16%, credo di aver letto. Questo che implicazione ha? Che problemi crea? Che tipo di discorso la politica farà su queste questioni?
Allora, anche questo è un po' come la doppia diagnosi anche. Scusate, poi sto andando un po' a flash, ma sono le cose concrete che poi vedo. Poi scusami, Vito, no, volevo solo sottolineare, perché mi viene così spontaneo, la differenza tra le strutture residenziali psichiatriche e quelle degli usatori di sostanze sta anche nelle rette, essendo quelle della psichiatria quattro volte quelle degli usatori perfetto, di sostanze. Perfetto, ma questo, diciamo, per il privato, che interessi ha? Che io una persona, anziché mandarla, se vogliamo, in una struttura per le dipendenze, se ha un marchio di doppia diagnosi, va in una struttura con una retta che è uguale, se non più alta, di quella della psichiatria. Succede queste cose poi, ma è come la questione che è successo nella clinica psichiatrica con la vicenda degli attacchi di panico. Gli attacchi di panico, che sono di conio, un minuto e mezzo, sono di conio recente, gli attacchi di panico è stato coniato negli anni '80, ma è sempre esistito come attacco acuto di ansia. Ha cambiato nome allorché i serotoninergici avevano in qualche modo saturato il mercato della depressione dal loro inizio, dopodiché cercavano nuovi mercati. E allora si crea la questione dell'attacco di panico, che sostanzialmente dal punto di vista clinico è esattamente la stessa cosa di un attacco di panico, non è una cosa diversa. E così può essere per il discorso per le rette, per le doppie diagnosi. La doppia diagnosi, siamo tutti d'accordo, l'ho sentita anche ieri tutta la giornata, nessuno è d'accordo con questa etichetta di doppia diagnosi, che non serve assolutamente a niente per le risposte di cui le persone hanno bisogno. Concludo dicendo che ben venga questo forum oggi, ben venga un discorso che metta al centro, se vogliamo costruire dei ponti, che siano dei ponti soprattutto legati alle pratiche, alle risposte alle persone. Discutiamo su questo, poi che cosa succederà si vedrà. Io certo, così come è stata proposta la cosa, questa fusione a Fred dall'Agenas, che se in maniera secca fa una cosa di questo genere, credi che non sia una cosa utile soprattutto per le persone, non anche per gli operatori, ma soprattutto per le persone, non è una cosa utile. Grazie. Grazie Vito, grazie. Allora, ora io darò la parola a Stefania Grimaldi della cooperativa La Collina, che è nel mazzo di questi interventi quella che ha l'onere e l'onore di rappresentare come sua esperienza gli interventi di una cooperativa, quindi di un servizio di privato accreditato nella città di Trieste. A te Stefania. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Nel frattempo vediamo se sto attendendo il co-hosting per poter abilitare la condivisione dello schermo. Credo ci voglia un attimo. Eccoci. Ok. Bene. Visualizzate e mi sentite? Sì. Benissimo. Allora, innanzitutto un ringraziamento. Per me è un'opportunità, un'occasione importantissima. Ho sempre seguito la Summer School negli ultimi anni. Faccio parte di quel gruppo storico di operatori triestini che in questo evento, come in tutte le iniziative organizzate da Forum Drogen, ha sempre visto un riferimento teorico e di prassi molto importante per andare avanti nel proprio lavoro. Allora, onere e onore di inquadrare il ruolo del cosiddetto un po' confusamente terzo settore rispetto a un discorso più sistemico che vede le due aree dei servizi di salute mentale e delle dipendenze convergere. Allora, abbiamo in questi giorni sicuramente sentito la necessità di parlare, mettere in pratica un approccio sistemico. Stefano Vecchio ha parlato di pubblico allargato, Roberto Mezzina ci ricordava di quanto sia fondamentale che i servizi ingaggino le comunità territoriali per elaborare sistemi diversificati e ricchi di risposta ai bisogni delle
delle persone e delle comunità da cui provengono. In generale abbiamo spesso nominato il terzo settore piuttosto che il privato sociale. Qualcuno ha proprio parlato di cooperazione sociale, di inclusione sociolavorativa, dell'evoluzione del rapporto tra privato sociale e pubblico che ne parleremo dopo, va ben oltre le prospettive dell'accreditamento. Ma allora io cercherò di dare alcune coordinate per inquadrare alcune categorie. Ma non per, diciamo così, velleità teorica, ma perché conoscere i dovuti distinguo quando si parla di terzo settore poi impatta sulla sostanza di quello che facciamo tutti i giorni. Mi soffermerò poi dopo sul partner cooperazione sociale e proverò a spiegare il punto di vista della cooperazione sociale rispetto a questa tematica complessa della convergenza tra le due aree dei servizi, cercando di esplorare, mettere in luce quali sono, come dire, gli elementi vincenti, il valore aggiunto di un partenariato allargato che includa la cooperazione sociale, appunto in un'ottica di sistema e soprattutto di prospettiva. Dunque, innanzitutto un po' di chiarezza. Ne approfitto perché ho scoperto nel corso di queste sessioni che ci sono moltissimi giovani operatori e ahimè una delle criticità dal mio punto di vista è che si sta investendo poco sulla formazione in generale dei giovani operatori, quindi le nuove generazioni degli operatori nei servizi. Quindi colgo l'occasione per introdurre qualche specifica che poi naturalmente lascerò a voi approfondire. Allora, rispetto quando parliamo di terzo settore, beh, ci viene in aiuto una recente riforma normativa. La materia è sempre stata confusamente organizzata, estremamente stratificata. A partire dal 2017 è stato avviato un processo di riforma che ha, cerco di semplificare, che ha portato all'adozione, all'introduzione del codice unico del terzo settore. Questo ha fatto sì che finalmente attraverso la legge si potessero inquadrare con chiarezza quali sono e quali non sono gli enti del terzo settore. Ci stanno dentro le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici. Vedete, poi c'è la categoria, la macro categoria delle imprese sociali che al suo interno include le cooperative sociali e abbiamo poi le reti tra le associazioni, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non fondazioni e altri enti di carattere privato che però siano diversi dalle società. Cosa li caratterizza in generale? È il perseguimento, in assenza di scopo di lucro, di finalità solidaristiche, di promozione sociale, utilità sociale, attraverso però setting organizzativi estremamente diversi fra loro. Quindi questo può avvenire in forma di contributo e azione volontaria ed è quello che caratterizza, o meglio, passatemi la provocazione, dovrebbe caratterizzare l'operato delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, fino ad arrivare a formule di organizzazione più complessa che invece sono assolutamente assimilabili alle forme di impresa. E in questo caso parliamo proprio delle imprese sociali e nello specifico delle cooperative sociali. Vedete, ho messo in evidenza l'area, l'ambito di intervento rispetto alla produzione o scambio di beni o servizi, cioè significa esercitare un'attività di natura economica nell'ambito del libero mercato. Allora, rispetto alle cooperative sociali, abbiamo una legge nazionale di riferimento rimasta invariata dal 1991, quando è stata introdotta. Le cooperative sociali sono organismi di diritto privato, ma che hanno delle finalità pubbliche, poiché la legge attribuisce loro lo scopo il mandato di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
A questo punto la famosa storica distinzione e diversificazione che vuole al capoverso A di questo articolo della 381 le cosiddette cooperative sociali appunto di tipo A, cioè quelle che progettano, gestiscono, erogano servizi sociosanitari e educativi. E le abbiamo sentite nominare, ma attenzione, non sono solo quelle che gestiscono le comunità terapeutiche, non a caso ho messo il punto esclamativo, perché in realtà le cooperative sociali che si occupano di residenzialità e di comunità, in realtà sono minoritarie rispetto a quelle che invece sono attive nei territori e nei contesti di vita al fianco dei servizi. Ora, chi vi parla lavora in una cooperativa sociale di Trieste e, come dire, Trieste è un contesto che vanta un'esperienza ormai storica, radicata e consolidata di forte collaborazione tra pubblico e privato sociale. Questo riguarda tanto l'area delle dipendenze quanto quella della salute mentale. Quindi in questo territorio le cooperative sociali sono un attore fondamentale, ma soprattutto nel network e nel circuito dei servizi territoriali, che va dall'integrazione nella presa in carico delle persone, quindi nella costruzione, nell'accompagnamento dei percorsi terapeutici di cura, ma arriva a interventi di prossimità, di riduzione dei rischi e interventi anche di riduzione del danno. Quindi c'è una ricchezza che è giusto mettere in evidenza. Dall'altra parte, al capoverso B, troviamo le cooperative sociali cosiddette di tipo B, che invece perseguono questa finalità di promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse. La legge ci dice agricolo, industriale, commerciale o di servizi. In realtà qui ci sta tutto il mondo dell'impresa, ma la finalità è quella dell'inserimento lavorativo di persone provenienti dall'area dello svantaggio. E quindi un minuto e mezzo. Sì, va da sé che queste persone provengono dai servizi di cui stiamo parlando. Si tratta di imprese vere e proprie che esprimono al loro interno delle professionalità che operano nei più disparati ambiti dell'economia. Allora, io volevo mettere una certa enfasi sulla centralità dell'inserimento lavorativo. Ce lo indica un dato storico: la prima cooperativa sociale nasce molto prima dell'intervento del legislatore, nasce a Trieste, è la prima cooperativa di matti, di pazienti, persone che erano internate all'interno del manicomio. Ed è attraverso la pratica dell'inserimento lavorativo che si contribuisce alla destrutturazione, allo smantellamento dell'istituzione totale manicomiale. Ecco perché quando noi ci presentiamo come cooperativa di inserimento lavorativo, diciamo di essere una cooperativa di matrice basagliana. Cioè, nella nostra pratica quotidiana, fare l'inserimento lavorativo significa mettere tra parentesi la malattia. Non c'è niente di più distante di quello che facciamo rispetto alle patologizzazioni, alle classificazioni diagnostiche. Quello che ci interessa è aprire uno spazio di sfida autentica per la persona, ma in contesti reali, quindi lavoro vero in contesti veri di lavoro. Quindi assolutamente non ci appartiene la pratica dei laboratori protetti. La sfida della cooperazione sociale oggi è rimasta invariata, cioè quella di far quadrare una contraddizione intrinseca, quella tra l'inclusione delle persone che hanno un vissuto di fragilità con le logiche distorsive dell'economia di mercato. Ora veniamo al punto. Dal nostro punto di vista, perché allora la cooperazione sociale come alleato strategico proprio all'incrocio tra i servizi in questa area di convergenza, ho cercato di rappresentare attraverso questo diagramma. In realtà noi collaboriamo, direi a prescindere, indifferentemente dalla diagnosi
dalla provenienza, servizi di salute mentale e delle dipendenze, e anche in quelle situazioni in cui c'è una complessità maggiore e appunto quella che stiamo imparando a definire come diagnosi duale. Dal nostro punto di vista, quest'area di convergenza si arricchisce di pratiche che questi servizi hanno in comune: l'approccio multidimensionale sistemico, la predominanza del lavoro territoriale integrato, la partnership collaudata col privato sociale, ma anche un importante corredo di dispositivi di intervento, di strumenti, i progetti personalizzati sostenuti dal punto di vista economico dai budget di salute, nonché le borse formazione da lavoro. E in tutto questo, vedete, il ruolo della cooperazione sociale e di tutti gli altri enti del terzo settore è di connettere, a prescindere da queste distinzioni, a prescindere dalle specialità, dalle diagnosi, di connettere tutti gli sforzi che vengono fatti all'interno dei servizi intorno alle persone, con le persone, con il resto della società, con i contesti di vita, con le periferie, che è un tema molto importante. Abbiamo sentito parlare di sofferenza urbana in questi giorni, ma anche di attuare coraggiose sperimentazioni di welfare comunitario, laddove la salute si declina non più intorno al singolo, ma rispetto a contesti di vita che sono allargati. Quindi, per concludere, la cooperazione sociale ha, diciamo, porta in sé tutta una serie, un corredo di valore aggiunto. L'ho elencato qui rapidamente come agente di cambiamento, destigmatizzazione, è portatrice di una dimensione politica perché esprime una visione di mondo e di società, la capacità di intraprendere, investire, scommettere, caratterizzata da una propensione all'innovazione e dal dinamismo organizzativo. Ieri è stata invenzione per sovvertire il paradigma dominante, l'istituzione totale, oggi è un importante strumento per contrastare le tendenze di ritorno e le derive neoistituzionalizzanti di cui stiamo parlando. Concludo con un'enfasi rispetto alla pratica dell'inclusione sociolavorativa, perché molto spesso quando si parla di cooperazione sociale all'incrocio tra servizi si tende a spostare l'attenzione verso la cooperazione di tipo A, no? Che integra di fatto i percorsi di cura, di presa in carico. Un po' più breve, Stefania, sì. Scusami, ma... Sì. Concludo. Un ruolo fondamentale nella ricomposizione dello sguardo di cui parlava Maria Grazia Giannichedda prima, che ho fatto mia. Cioè, l'inclusione sociolavorativa ha un potenziale generativo di trasformazione della realtà, contribuisce a quelle dinamiche di costruzione dell'identità, abbiamo parlato di identità altra, identità sociale delle persone, con un impatto economico di riduzione del carico poi sui servizi e sulla spesa. Per noi sono due le questioni urgenti, nel senso che anche noi nell'inserimento lavorativo stiamo avvertendo il pericolo di derive neoistituzionalizzanti, nel senso che si tenta di medicalizzare, sanitalizzare i processi di inserimento lavorativo mettendo enfasi sulla presenza di profili professionali all'interno delle cooperative di inserimento lavorativo che vengono dal sanitario, dei profili educativi, che non hanno ragion d'essere, perché da noi si imparano i mestieri e si fa impresa. Quindi, in conclusione, riconoscere il know-how maturato dalla cooperazione sociale in questa mediazione intelligente tra fragilità e mondo della produzione. Quindi quello che auspichiamo sono reali processi di costruzione di formule di coprogettazione tra pubblico e privato, e per riprendere uno stimolo lanciato da Vito Danza, meno spesa per rette per le residenze e più risorse per sostenere lo start-up, l'avvio di impresa, la diversificazione e l'implementazione di imprese sociali. Grazie. Grazie. Allora, naturalmente andando avanti il tempo si riduce. Ora è il momento di Edo Polidori, che è il direttore dell'unità operativa complessa dipendenze patologiche di Forlì. Chiedo di intervenire mantenendosi sui 10 minuti.
Sì, Maurizio, anzi, chiudimi se vedi che senza problemi. Io intervengo sullo stile un po' del dottor Danza, nel senso dall'interno dei servizi. Io dirigo sia Forlì che Rimini, sono realtà diverse. E anzi, rispondo a una delle cose che lui ha detto, ma perché gli psichiatri quando sono nei CERT inviano per una consulenza psichiatrica? La risposta è molto semplice, perché quasi sempre la consulenza psichiatrica dello psichiatra del CERT non vale quando la situazione arriva a dover decidere chi spende. Se devo fare un inserimento in comunità, la certificazione di doppia diagnosi fatta dallo psichiatra del CERT non vale mai per il CSM, ma deve essere rivisto, rivalutato. Quindi questo è uno dei motivi molto molto banali. La cosa che volevo dire è che a mio avviso c'è una grossa differenza tra salute mentale e mondo dei CERT, delle dipendenze patologiche. E la differenza è proprio nello sguardo sui nostri mondi. La salute mentale è molto più, dal mio punto di vista, centrato sul paziente, sul singolo paziente, sul problema di quel paziente che accede o viene portato. I CERT dovrebbero avere più una dimensione di comunità, di territorio. Prima è stato detto che il centro è la persona. Per me il centro è la comunità territoriale che comprende quella persona. E questo è una delle cose che io ho respirato come cultura nel nostro settore, avendo avuto la fortuna, anche grazie a Maurizio Coletti, di conoscere un po' l'Europa, conoscere come si muovono servizi analoghi ai nostri in Europa e di avere molti confronti con il mondo delle dipendenze patologiche a livello europeo. La stessa riduzione del danno nasce all'interno di un'ottica di comunità, per il benessere di una comunità. E, ripeto, è il mio punto di vista, i CERT devono navigare con questa direzione, con la direzione chiara di un intervento di comunità. Se io dovessi dire, tagliando con l'accetta, se mi sento meglio in una situazione in cui, se mi sentirei meglio in una situazione in cui i CERT sono con la salute mentale o con la sanità pubblica, beh, devo dire francamente che dal mio punto di vista i CERT c'entrano molto di più con la salute pubblica piuttosto che con la salute mentale. In una realtà in cui certamente molti pazienti hanno problemi di salute mentale, ma la cornice deve essere una cornice di salute pubblica, di benessere di una comunità e di una collettività. Cioè deve essere centrata sulla popolazione in generale e sull'obiettivo appunto dell'inclusione sociale delle persone che usano sostanze e sulla migliore convivenza possibile tra le persone che usano sostanze e l'altra fetta di popolazione che non usa sostanze. E questo, il senso della progettualità su un territorio del CERT, e questo è il senso degli interventi di riduzione del danno in un territorio. Il problema è, abbiamo delle politiche sulle droghe che sono in questa linea, abbiamo delle drug policies che si pensano con un mandato di salute pubblica, di benessere della collettività. Perché questo mi cambia obiettivi, mi cambia strategie, mi cambia intuizioni. Qualunque opinione noi possiamo esserci fatta, il Technival che c'è stato nei giorni scorsi è stata una chiara dimostrazione di che cosa vuol dire per il nostro mondo territorio. Vuol dire, Camoletto c'era, Stefano Vecchio, non so se sia stato presente, ma c'erano operatori pubblici, dal CERT di Forlì ci sono andati due operatori in orario di lavoro con mezzi dell'USL. Quindi vuol dire pensare a un territorio che non è fatto di ambulatori decentrati, ma è fatto da persone che masticano le strade, masticano la polvere, masticano le situazioni di difficoltà che sono presenti in un senso esteso di comunità territoriale. Questa è una visione completamente diversa, secondo me, che spiega molte delle differenze tra centri di salute mentale e unità operative dipendenze patologiche. Da questo punto di vista, per esempio, la psichiatria apre degli ambulatori. Ecco, noi invece ragioniamo di prossimità.
che è fatto di case, è fatto di strade, è fatto di eventi, è fatto di presenza nel mondo della notte, è fatto di presenza nelle scuole, è fatto di presenza sul web, che sono tutti settori su cui noi decliniamo prossimità. Questo è un primo punto. L'altro punto è che spostare automaticamente i consumi nell'ambito della salute mentale non lo trovo assolutamente corretto. Esiste un mondo enorme, molto più vasto della fettina patologica che noi possiamo vedere, che ha rapporti con le sostanze all'interno di un contesto assolutamente normale. Pensate banalmente ai tabagisti. Noi ci occupiamo di tabagisti. In un futuro prossimo i tabagisti dovranno accedere ai servizi di salute mentale? In questa ottica, perché non c'è solo ottica del dipartimento unico con due unità operative distinte, c'è anche l'ottica del dipartimento fatto da una unica grande unità operativa che assorbirebbe con percorsi differenziati, per carità, anche il mondo delle dipendenze patologiche. C'è anche questo negli assetti organizzativi che ci sono in giro per l'Italia. Con un altro piccolo aspetto organizzativo, davvero in un'ottica del tipo che ho appena descritto, i CERT dovranno essere formati da psichiatri, medici. Io penso che il CERT sia il servizio specialistico per le dipendenze, con una fetta storica che è data dalle dipendenze legate a sostanze e una fetta che sta crescendo dalle dipendenze comportamentali. Ma i competenti sulle sostanze, io spero che si trovino all'interno dei servizi per le dipendenze patologiche, difficilmente saranno degli psichiatri. Quando prima Maurizio parlava delle nuove sostanze psicoattive, è compito nostro ragionare su queste sostanze, è un mandato nostro, e trovo drammatica, da questo punto di vista lo scrivo, lo sottolineo, l'ignoranza di molti medici CERT rispetto all'evoluzione continua che c'è nel mondo delle sostanze. Così come un'altra differenza storica che ho sentito solo di sfuggite in questo dibattito è il rilievo che il corpo ha sempre avuto nel mondo delle dipendenze. Storicamente i CERT si sono occupati di HIV, di epatite C. Non mi risulta che questi temi nell'ambito della salute mentale abbiano mai avuto una grande attenzione, una grande rilevanza. L'eradicazione dell'epatite C è un tema molto, molto pesante oggi all'interno del CERT, e l'attenzione al corpo, alle ferite da iniezione, alle infezioni da iniezione, alla cura delle piccole ferite negli ambulatori, è uno dei compiti nostri storici. Non a caso l'American Board delle specialità mediche negli Stati Uniti ha inserito la specializzazione in addiction nell'ambito della medicina preventiva. Ecco, io penso che questo sia un segnale che va almeno nella direzione che io spero. Medicina di comunità è questa cosa qui che volevo dire, è questa cosa qui che sto cercando di dire. Quali sono i fattori di rischio presenti in una comunità? Quali sono le cose su cui possiamo intervenire e di conseguenza che obiettivi ci diamo? Questo è il quotidiano dei CERT. Per esempio, situazioni di rischio vuol dire giovani che usano cannabis. C'è un ambito di sviluppo, c'è un ragionamento sullo sviluppo di patologie legate a questo? La maggioranza dei giovani che usa cannabis non ha assolutamente nessun tipo di patologia, e speriamo che non incontri nessuno che lo convinca di essere un malato. Io spero di sì, ma questi ragionamenti possono avvenire in un servizio che si occupa di fare prevenzione e cura delle dipendenze patologiche, possono avvenire secondo me più difficilmente in contesti di altro tipo. Destigmatizzare vuol dire anche non ridurre i CERT ai luoghi dell'eroina e della cocaina, ma vuol dire trasformare i CERT in luoghi specialistici sulle varie dipendenze. Certamente se il CERT è il luogo degli sfigati che usano eroina e vanno lì per prendere il metadone, il CERT sarà sempre iperstigmatizzato. Ma questa è un'immagine che è da rimuovere prima di tutto dal mondo degli operatori. Un minuto. Un minuto, faccio un inciso. Dipartimento unico, prima Maurizio l'ha detto, in molte regioni c'è. Vorrei fare la domanda, ma non penso che Maurizio abbia la risposta. Quanti di questi direttori di dipartimento unico vengono dal mondo delle dipendenze patologiche? Quanti dei coordinatori infermieristici del dipartimento unico vengono dal mondo delle dipendenze patologiche? Quanto spesso negli incontri dei direttori di dipartimento le dipendenze patologiche hanno avuto un rilievo?
o sono sempre tra le varie ed eventuali, cioè il mondo delle dipendenze patologiche all'interno della salute mentale è, se non ce la vogliamo raccontare, un'appendice minima. Io sono stato, vado regolarmente alla conferenza a Lisbona, forse quella è slittata legata al Covid, però vi garantisco, su centinaia di comunicazioni che ci sono, quelli legati al tema doppia diagnosi, termine obsoleto, saranno 3 o 4. Non è un tema rilevante nel mondo delle dipendenze a livello mondiale. I temi rilevanti sono mortalità per overdose e poi dopo tutto quello che ci va dietro. Lo dirò dopo nella seconda parte. In altre parole, questa fusione, che è una fusione a freddo, vorrei sapere chi del mondo delle dipendenze patologiche è favorevole a questa fusione a freddo. Questa fusione rischia di essere quelle situazioni per cui si mettono insieme in una vasca uno squalo e un delfino. Se andiamo a vedere dopo un po' di tempo, del delfino non c'è più traccia. Ho finito. Grazie Edo. Allora, dunque, ora è la volta di Fabrizio Starace, che è direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'ASL di AUSL di Modena, a cui do la parola. Grazie. Dunque, io sì, dirigo un dipartimento che, come Edo sa, come lo stesso dipartimento della Romagna, si trova in una regione in cui, dopo un lungo pluriennale processo di costruzione, di confronto, di dibattito, almeno in questi termini mi è stato descritto da tutti quelli che vi hanno partecipato, si è pervenuti alla idea, poi posta sotto forma di indicazione regionale, di creare un dipartimento unico che avesse appunto la componente della salute mentale, quella delle dipendenze e quella della neuropsichiatria infantile. Per dare un feedback immediato alla domanda che certamente ha senso, che poneva Ed, il direttore che mi aveva preceduto era dell'area delle dipendenze patologiche. Sarà una cosa rara, ma è successo. Io stesso, come Stefano ricorderà, prima di affrontare questa esperienza, dirigevo un servizio un po' sui generis che si occupava al tempo stesso di salute mentale e dipendenze patologiche, avendo al proprio interno competenze che riguardavano entrambi questi ambiti e ci occupavamo, eravamo tra i pochi, è vero, anche qui eravamo tra i pochi che ad occuparsi di HIV, di epatite e anche di altre patologie organiche. Dico questo per segnalare una sensibilità a questo tema che riconosco non essere straordinariamente comune tra i colleghi che si occupano esclusivamente di salute mentale, che derivano da una tradizione, nella migliore delle ipotesi, quella della riforma, o nell'ipotesi più frequente da una tradizione che è quella tramandata dalla formazione accademico-universitaria. Dico questo per segnalare alcune questioni che mi parrebbero importanti da tener presente, perché noi oggi ce ne stiamo occupando di questa che Maria Grazia diceva, la dimensione organizzativa della deistituzionalizzazione, provando sostanzialmente a indicare un percorso comune tra parole chiave che riguardano sia le dipendenze che la salute mentale, ma in particolare per le dipendenze, noi facciamo questo discorso in ambito sociosanitario, e allora se dobbiamo ricorrere alla metafora dello squalo e del delfino, il sociosanitario è poco più di un pesce azzurro, di un pescetto azzurro, rispetto a pesci molto più consistenti che nuotano nelle acque delle dipendenze patologiche, che attengono ad altre articolazioni dell'amministrazione pubblica. Quella degli interni in termini di sicurezza e quella della giustizia.
Quindi se le dipendenze hanno una dimensione minoritaria rispetto a qualcosa sul panorama generale dell'amministrazione pubblica, della gestione della cosa pubblica, questo è legato alla presenza perdurante, pervasiva di questi due aspetti, con i quali io credo innanzitutto occorrerebbe confrontarsi. Non entro naturalmente nel dibattito criminalizzazione, depenalizzazione, gestione, eccetera, non entro in questo dibattito, ma segnalo che noi ci stiamo occupando stamattina e in generale di una questione che ha una dimensione minoritaria rispetto alle due che ho citato. La questione dell'organizzazione dell'offerta e quindi appunto dell'organizzazione dei servizi attiene alla, ancora una volta era Grazia che lo ricordava, ma mi pare ne abbia parlato Roberto Mezzina, alla epidemiologia della domanda. E quando si parla di epidemiologia della domanda, sì, si ha un bel dire a richiamare le carte costitutive dei nostri servizi, quelli di salute mentale adulti, quelli di neuropsichiatria infantile, quelli delle dipendenze, che imporrebbero un'attività costante, precisa, alimentata, sostenuta da risorse umane, competenze, eccetera, sull'area della prevenzione, ma in realtà quello di cui prevalentemente ci occupiamo è quella fettina di condizioni gravi, di condizioni gravi e gravose che credo abbiamo in comune in tutti questi settori e che diciamo lasciano oggettivamente poco spazio a un'ipotesi che pure mi sento di condividere, quella appena formulata da Edo Polidori, cioè di un'attività collocata, io direi, più che nell'ambito del Dipartimento della Prevenzione, per come esso adesso è definito, nell'ambito delle cure primarie, per come si vanno a definire, a dipanare nella descrizione che le vedrà collocate nelle case della comunità, che vedrà uno stretto collegamento tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi sociali, i rappresentanti dell'associazionismo e del volontariato e via di seguito. È quella, io credo, la sede elettiva per una attività più rivolta, e sono anche qui pienamente d'accordo, alla comunità piuttosto che al singolo. Lasciando questa seconda parte di impegno, pure assolutamente cruciale, a un livello di maggiore competenza e specializzazione, secondo percorsi ben dettagliati, che a mio avviso poi potrebbero anche svilupparsi all'interno di un unico servizio. Io credo che così come critichiamo le etichette diagnostiche, dovremmo anche incominciare a porre in discussione le etichette che segnalano una netta separazione tra appunto le condizioni di sofferenza indotte e determinate dall'abuso di sostanze, quelle da condizioni di interesse psichiatrico, quelle che si manifestano in età infantile adolescenziale. Un unico servizio che si occupi dei disturbi emotivi e comportamentali da 0 a 100 anni, con competenze specifiche nelle quali quelle sinora determinate storicamente dall'attuale assetto dei servizi, che salvo appunto alcune situazioni che sono state elencate prima da Maurizio Coletti, comunque li vedono ancora separati, e confermo che anche laddove i servizi si trovano all'interno di un'unica macrostruttura, certo le difficoltà di comunicazione sono minori, ma permangono separazioni, permangono competenze, permangono
banalmente, l'esempio citato della differente collocazione all'interno di un'unità operativa per determinare l'impegno e la responsabilità di spesa, quella non è determinata dal fatto che c'è un conflitto tra salute mentale e dipendenza, è determinata dal fatto che si tratta di differenti unità operative che hanno un'assegnazione precisa di budget. Allora, qual è il modo per risolverlo? È determinare una unità operativa. Quindi non più soltanto il dipartimento unico, ma l'unità operativa che abbia questa possibilità di offerta da 0 a 100 anni. È un'ipotesi sulla quale evidentemente siamo distanti ancora anni luce, considerando le riflessioni che pure sono state sviluppate con grande, come dire, impegno prima sia di questa eccezionale carrellata di riflessione e di analisi promossa da Forum Droghe e anche prima di quella che speriamo possa avere altrettanta capacità di analisi e lungimiranza della conferenza nazionale. Io mi aspetterei che sui risultati, sugli esiti degli incontri partecipati e competenti come questo, si formulino poi delle valutazioni e dei giudizi. Valutazioni e giudizi espressi prima hanno più il senso, come dire, conservativo di una... Un minuto. Ok, grazie. Più il senso della conservazione dell'esistente. Che ha senso, per carità, conservare l'esistente è in genere una tendenza propria dell'essere umano in senso evolutivo. Allora, visto che il tempo è ridottissimo, io segnalo una questione alla quale, anzi un paio di questioni, un paio di punti sui quali dovremmo, io credo, riflettere e che ci possono dare una mano come osservatori privilegiati e dei quali non ho sentito parlare se non marginalmente di quello legato alla infanzia e adolescenza. Io credo che parallelamente dipendenze e salute mentale stiano sviluppando una grande attenzione verso le condizioni che non dai 16 o dai 18 anni, ma da molto prima rischiano poi di divenire disturbi dei quali i SERD o la salute mentale dovrà occuparsi. Questa è un'area assolutamente da sviluppare e qui quindi c'è un altro attore da coinvolgere, quello che attualmente è organizzato nella neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. L'altro aspetto che vorrei sottolineare, l'altro osservatorio privilegiato che mi sentirei di segnalare e che determina gran parte di quell'atteggiamento da parte della comunità professionale intera, parlo di quella sanitaria, ma quindi anche della comunità della pubblica opinione, è quello del pronto soccorso. A me colpì molto leggere nella descrizione delle attività alle quali Basaglia si era dedicato negli ultimi tempi della sua vita il fatto che, trasferitosi a Roma, individuò una serie di aree sulle quali intervenne. Una era il rapporto pubblico-privato e quella, la do per scontata. Adesso ne avete già parlato anche in area dipendenze, è una questione chiave. Uno dei motivi, a mio avviso, per cui il Friuli ha avuto lo sviluppo che ha avuto, Trieste ha avuto lo sviluppo che ha avuto, è che non esisteva competizione tra pubblico e privato, tanto per dirla nell'immediato. L'altro aspetto al quale Basaglia, dalle ricostruzioni che ho letto, voleva dedicare la propria attenzione era quello del pronto soccorso nelle aree metropolitane. Oggi uno dei motivi che stanno mettendo più in crisi la tenuta delle dipendenze, la tenuta della salute mentale e la presenza in pronto soccorso di persone che arrivano con disturbi comportamentali che possono, probabilmente legati anche all'assunzione di sostanze,
attribuzioni di competenze varie. Gli unici a rispondere, perché sono sempre presenti 24 ore su 24, sono i professionisti della salute mentale. Questo induce percorsi, io credo, anche iatrogenici, acquisizione di passaporto di pazienti da un certo punto di vista. Io credo che quello sarebbe un osservatorio da riscoprire, che potrebbe darci molte più informazioni delle tante elaborazioni che, per carità, siamo tutti in grado di fare e che ho visto anche ampiamente elaborate nel corso di questi lavori, ma poco rispondenti alla richiesta di chi ha democraticamente eletto il compito di governare i bisogni della comunità alla quale fa riferimento. Io non credo che tutte le nostre elaborazioni riuscirebbero a dare risposta alla richiesta degli assessori, dei sindaci, dei deputati, che ci dicono: beh, allora, nei confronti di questa situazione, come pensate di intervenire? Quell'osservatorio potrebbe essere un osservatorio dal quale partire per arricchire perlomeno la nostra visione del fenomeno. Grazie. Grazie. Allora, adesso è la volta di Gianluca Monacelli, che è psichiatra di Psichiatria Democratica e direttore del SER della ASL RMD. Esatto. Eccolo qui, Gianluca. Buongiorno a tutti. Io, per non perdermi, ho creato un PowerPoint che presento, ok? Allora, vediamo un po', presentazione dall'inizio. Allora, la domanda che ci siamo posti era una domanda sui servizi e questione di sistema, cioè una prospettiva su quali modelli operativi presentare rispetto all'assetto tra la salute mentale e le dipendenze. Non vediamo il PowerPoint, però. Non lo vedete? No. Allora, aspetta. Condividi schermo. Eccolo. Tra un eccoci po'. Eccoci qua. Eccoci eccolo, qua. Sì. Ok. Allora, io parto un po' dalla cornice, cioè come molti hanno già detto, i modelli operativi attuali sono diversi, ma quelli, se vogliamo fare una sintesi di cornice, potremmo dire che sono attualmente almeno due quelli imperanti. Quello inclusivo del Dipartimento Unico, in cui converge la neuropsichiatria infantile, la salute mentale con le sue diverse articolazioni, tra cui ricordo anche il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, e i servizi per le dipendenze patologiche, con la tentazione, da quello che sento, che è quella di inserire al suo interno anche il tema della disabilità adulti, riformulando una sorta di contenitore unico manicoforme. Poi c'è un'altra realtà, che è quella dei dipartimenti separati, e noi a Roma, essendo convivendo più realtà di aziende sanitarie, ne abbiamo appunto di esperienze diversificate, dove appunto viaggiano paralleli i dipartimenti della salute mentale insieme ai dipartimenti delle dipendenze patologiche, che poi in alcune volte prendono anche altri nomi. Poi c'è un'altra e ultima possibilità, ma io credo che sia in fase di estinzione, che è quella della rappresentazione del servizio per le dipendenze, che non è costituito in dipartimento, ma che viaggia in parallelo con il DSM. Qual è il grande timore? È questo, il timore della grande abbuffata, in cui i servizi per la salute possano, per la salute mentale, assorbire e divorare già i poveri servizi per le dipendenze patologiche. Detto questo, perché io sto sempre all'interno di una cornice, diciamo, di riferimento, per poi andare a dire qual è il mio pensiero rispetto al modello operativo, perché questa è la domanda che ci è stata posta. Dalla clinica da Reale, come tutti ben sapete, quali sono le persone che arrivano ai servizi? Le persone che arrivano ai servizi sono persone anche giovanissime, in una fase vitale pienamente immatura, che in funzione dei determinanti sociali, cioè dal patrimonio sociale, familiare e culturale, si imbattono nell'uso delle sostanze e iniziano il loro viaggio. E ti dicono tranquillamente che non ne vogliono rinunciare perché gli piace, perché li fa stare bene, perché gli piace sperimentare, perché sono curiose e perché non gli interessa fare altro.
persone che non necessariamente presentano un disagio psicopatologico conclamato, perché o non c'è o perché è veramente sfumato. E queste persone sono quelle che nei servizi possono chiedere aiuto oppure possono tranquillamente andare oltre, rimanendo all'interno della sfera della riduzione del danno, senza volersi assumere alcun impegno di cura. Poi ce ne sono altre. Altre persone utilizzatrici che sono giovanissime, almeno nel territorio dove lavoro io, e, la cosa particolare che sto vivendo è quella che io per 15 anni ho lavorato nel centro di salute mentale dello stesso territorio in cui adesso dall'altra parte gestisco i servizi per le dipendenze e quindi ho una visione duplice. Quindi persone giovanissime che hanno un vero disagio psichico, sociale, familiare, che poi attraverso l'innesto delle sostanze scivolano all'interno attraverso un esordio conclamato psicotico con un ricovero nei servizi di diagnosi e cura oppure che vengono accolti nei servizi della salute mentale. E in questo caso, in funzione della tipologia della rete dei servizi e della fase vitale della persona e poi la presenza o assenza della famiglia, possono proseguire in un percorso di aiuto. E io credo che qui sia fondamentale però che i servizi siano realizzati in modo che queste persone non rifuggano nella risacca caotica del mare del disagio, ma che sia indispensabile da subito poter offrire anche delle relazioni curanti o delle relazioni di aiuto che non richiedano a questi giovanissimi spostamenti o impegni, ma che si realizzino direttamente nel posto dove questo avviene. E poi c'è, come abbiamo già detto in questi giorni, un grande gruppo di persone che non si rivolgono ai nostri servizi e che vivono l'uso delle sostanze con una modalità di autoregolamentazione dei consumi in un equilibrio esistenziale e non problematico. Questa cosa che ho detto è per dire che esistono diverse realtà che vanno dalla neuropsichiatria infantile alla salute mentale du pur, che si intrecciano con le dipendenze patologiche per fornire risposte, perché a secondo di dove le persone vengono agganciate c'è bisogno di fornire percorsi globali, integrali, integrati e personalizzati da proporre e da condividere con un contratto partecipato con gli utenti e i loro familiari, nonché il terzo settore, pensando sempre che poi esistono le istanze giudiziarie che lasciano i servizi pubblici, lasciando però poi che cosa? Al servizio pubblico la regia del progetto per una sua valutazione globale. Quindi salto quello che era un tema provocatorio rispetto a se realizzare un dipartimento inclusivo della salute mentale e dipendenze volesse comportare la psichiatrizzazione del sociale delle dipendenze, perché in questo modo staremmo anche asserendo che i servizi tradizionali della salute mentale hanno già di fatto psichiatrizzato al completo il sociale e che quindi il percorso basiliano di formazione e trasformazione dei servizi sarebbe già fallito, e questo non credo che sia così. C'è un tentativo di appianare con un caterpillar tutta la cultura e la tradizione a cui noi stiamo facendo resistenza. E poi non vorrei scivolare in un'altra ipotesi, che è quella della relazione del potere tra servizi, e non come potere della responsabilità della gestione della cosa, ma di chi sceglie di cosa fare e orientando i fabbisogni, le scelte, le risorse, ed era il tema che più volte è uscito fuori rispetto ma poi dopo i servizi per le dipendenze che fine fanno? Quante risorse hanno? Che cosa possono fare? Detto questo, secondo me, al di là della strutturazione organizzativa del sistema curante, i nuovi scenari sia clinici che sociali impongono una rivisitazione profonda della materia, a partire anche dalla dicotomia psichiatria verso dipendenze, iniziando a pensare in termini di salute mentale nelle dipendenze. E quest'ultima necessita di un'organizzazione e una modalità di presa in cura, di presa in carico, come pure di modelli di intervento aperti e prossimali, ecologici e olistici, che guardino ai servizi dipartimentali come rete tra servizi tra pari, che siano funzionali e rapidi e capaci di introdurre anche concetti metodologici e pratici nuovi, tra virgolette nuovi, come l'empowerment, l'outcome, il budget di salute, pur conservando però le nostre specificità di settore, come le grandi esperienze diversificate sulla riduzione del danno e la limitazione dei rischi, che sono inserite anche nell'EA e che sono di frequente integrate con il terzo settore,
fino al superamento di pratiche basate sul solo modello patologizzante e cronicizzante promosso da alcuni SERT, per promuovere invece numerose esperienze di prossimità realizzate all'area della comunità di accoglienza. Allora, io quello che voglio dire oggi come contributo per uno stimolo alla riflessione è pensare insieme che al di là della forma della casa dipartimento, io credo che che possa essere una casa dipartimento unica oppure una casa a dipartimenti congiunti, il nodo sta nel cosa venga progettato e costituito nei contenuti fondativi, ovvero con quali sistemi e impianti normativi di garanzia tra pari, cioè leggi servizi, quali sistema di tutela di salute e riduzione delle disuguaglianze per gli utenti, cioè gli utenti del CSM verso gli utenti del SERT, e anche per gli operatori, cioè leggi le competenze specifiche da conservare e promuovere tra gruppi di appartenenza diversa, e in ultimo quali spazi, cultura, farmacia sia messa a sistema per garantire uguaglianza e bilanciamento tra servizi attigui ma diversi per specificità e metodologie di lavoro. Più semplicemente, all'interno, io immagino che una grande casa, mi viene in mente quale regolamento condominiale darsi per far convivere servizi tra pari, e quindi competenze, professionalità, vocazioni, tradizioni, orientamenti e specificità. Personalmente, per la mia esperienza, tornando all'interno dei servizi per le dipendenze patologiche nel 2019, dopo 10 anni e più di pratica di salute mentale nei CSM, negli SPDC e nella riabilitazione, il mio orientamento iniziale, appena arrivato, era quello di assicurare una convergenza tra servizi che fossero fortemente collegati, seppur sganciati, in competizione o resistenza, il famoso giocare a palle con i pazienti da una rete all'altra, mettendo invece al centro i bisogni dei cittadini, sia quando questi bisogni sono evidenti per il fatto acuto sostanziale, cioè il giovane ragazzo psicotico che usa sostanze e che sta in SPDC o nella neuropsichiatria infantile, oppure il giovane tossicomane che presenta fenomeni psicopatologici nei SERD e nei CSM e si gioca a rimpallo, sia quando sono collegati direttamente alla storia di vita e sofferenza degli stessi, perché hanno avuto delle perdite vitali trasversali e longitudinali per rincorrere le sostanze, oppure perché presentano patologie organiche, infettive, metaboliche, ortopediche, quanti dei nostri pazienti hanno problemi ortopedici, e le necessità sociali concrete, come quello di avere un recupero del ruolo sociale. Un minuto, Gianluca. Quanto manca? Pochissimo? Un minuto. Allora, io credo che sia necessario quindi estendere, uno, il concetto della salute mentale anche nel mondo delle dipendenze, e in quanto la salute rappresenta un concetto che deve essere trasversale e universale e non univico per singola appartenenza. E quindi credo che sia fondamentale parlare di formazione condivisa per costruire una struttura unica, e sia quindi fondamentale parlare di prassi operative che siano condivise e frutto di una formazione congiunta con una donazione reciproca di esperienze per maturare linguaggi comuni, comprensive per una cultura dell'intervento. Io credo che sia questo fondamentale, e naturalmente è nel divenire. E con questo mi spingo. Grazie. Grazie a voi. Gianluca. Ora do la parola di corsa a Riccardo De Facci, presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, per i suoi 10 minuti. Ovviamente ricorderò che Riccardo ha anche lo spazio di conclusioni successive. Sì. Salutando tutti e ringraziando i vari organizzatori, permettetemi con pochissimi minuti di essere molto franco. Con Fabrizio probabilmente Tarazze ci vedremo a lavorare sulla nuova conferenza, essendo lui coordinatore del tavolo del lavoro sul sistema dei servizi. E anche con Gianluca dobbiamo lavorare molto insieme. Perché permettetemi, lo dico in maniera senza polemica, in maniera molto franca, perché essere qui vuol dire essere per il ruolo che il CNC ha sia sulla salute mentale ma anche su tutto il tema delle dipendenze. Fabrizio, se tu rispetto ad alcune critiche usi un termine in buona fede che è conservare l'esistente, scusami, io mi sento conservatore e non lo sono. Allora, i problemi di cui tu parlavi, probabilmente non intendevi questo, però probabilmente dobbiamo mettere sul tavolo una serie di ragioni.
ragionamenti anche a Gianluca. Io posso essere d'accordo se questo tema della salute mentale non fosse invece coniugato in molti dipartimenti con la quasi esclusiva approccio psichiatrico. Quindi la clinica come elemento di priorità in senso ristrettivo. Perché parto da questo? Perché io credo che oggi abbiamo provato in questi giorni a mettere lì sul tavolo, e mi vengono in mente alcune parole che James Hillman diceva molto, attenzione alla sensibilità e all'attrattività che categorie interpretative semplificanti hanno sulla complessità. E questo lo stiamo ponendo tutti, sia sulla salute mentale che sul tema, io non uso più neanche la parola solo di dipendente, ma di tutti i temi, diciamo, non del consumo in quanto tale ne parleremo, ma almeno dell'abuso e delle problematicità connesse ad alcuni, che è già un modo per iniziare a non guardare, permettetemi, attraverso la chiave della diagnosi, soltanto fenomeni che in questo momento purtroppo, e lo ripeto, lo ritroviamo nella salute mentale, nella psichiatria, scusate, e nelle dipendenze, rischia di essere più una diagnosi volta alla certificazione nell'organizzazione delle risorse che una diagnosi, vado nel vostro confronto, ma quasi da DSM-5, che forse prova ad esempio a non usare più categorie così rigide come la tossicodipendenza o altro. Però la maggior parte delle nostre categorie diagnostiche attuali nei servizi non usa quel tipo. Parte da un ragionamento nelle dipendenze, ma anche nella salute, nella psichiatria, a partire dal tema della tossicodipendenza e della dipendenza. Perché parto da questo? Perché il rischio grosso che noi vediamo, e che credo Fabrizio, perché avendo gruppi sul territorio che lavorano con lui, ma anche Gianluca hanno, ma lo riprendevano molto bene Anna Maria all'inizio, Maria Grazia all'inizio, eccetera, il ragionamento è che noi non abbiamo il forte timore che gli aspetti organizzativi tendano a polarizzare l'approccio a questi temi. Nelle dipendenze lo esplicitiamo da anni, perché i CERT lo dichiarano, Edo lo dichiarava in maniera molto chiara, ma Edo non è il rappresentante della maggior parte dei CERT. Il rischio è quello di guardare i fenomeni quasi esclusivamente nella loro complessità a partire dalle categorie diagnostiche semplificanti che non ci aiutano a parlare di sistema. Perché parto da questo e poi lo riprendiamo dopo? Perché il rischio dell'uso semplificante della categorizzazione rischia davvero di non portare, di non permetterci, pur nella buona fede di questo confronto, a quella ricomposizione della domanda che ha dentro componenti importanti per alcuni degli abusatori che si fanno male, scusate, semplifico, gli operatori anche del CNCA, Alessio e tutti gli altri, anche il mondo dei consumatori mi permetteranno questa semplificazione, ma anche tutta una serie di situazioni che si fanno male, che probabilmente hanno bisogno di interventi di intensità diversa, rischiano di non essere letti nella complessità, e quindi il rischio forte che io vedo da una organizzazione che accorpa è quello di andare a polarizzare l'approccio della cure, della cura del sintomo, e rischia di sottovalutare in maniera profonda quello che molte delle realtà del privato sociale stanno ponendo, che è il care della domanda. Io so bene che questa è una discussione che sta all'interno della salute mentale anche, e che è dentro nelle dipendenze. Ma perché parlo di questo? Perché se noi non iniziamo a ragionare su un approccio che dia la priorità, al di là poi della ricaduta organizzativa, a un care della persona, della domanda, il rischio forte è che si vada a ragionare per professionalizzazione della categoria diagnostica e non per un sistema della presa in carico che parla di qualcosa di diverso. Lo diceva anche la nostra amica triestina, per cui Stefania, il grosso rischio è come andiamo oltre la parcellizzazione delle domande e delle risposte rispetto a una serie di complessità, perché questo vuol dire, a partire dall'area e dai sistemi, chiamiamoli così, legati all'abuso, che vuol dire come andiamo a garantire, anche a partire che sia un dipartimento di salute mentale o delle dipendenze, la presenza a rave o ai grandi eventi giovanili, dove qualcuno rischia di farsi male,
rischia di iniziare quei processi che poi noi ereditiamo con sintomi. Però, prima di tutto, per molti altri sono luoghi diversi. Lo dico, l'ha accennato Edo, come CNCA abbiamo scelto politicamente di coprire tutte le presenze al rave che c'è stato quest'anno e a tutte le iniziative dove sarà possibile, perché questo vuol dire iniziare ad aprire una riflessione che ci faccia fuggire da un mandato di controllo sociale che sta sopra in maniera fortissima al sistema della psichiatria e al sistema delle dipendenze. Perché parto da questo? Perché altrimenti il rischio che se noi da un lato non ideologizziamo e non riusciamo a fuggire, lo dico rispetto alle reti delle comunità, siamo la più grossa rete delle comunità d'accoglienza, che sempre di più, lo dico per il CNCA, stanno lasciando un ragionamento legato ai tempi, ai modelli rigidi della cura, tra virgolette, della terapeuticità, e sempre di più stanno costruendo percorsi individualizzati per fase vitale della persona, che può prevedere anche la ricaduta e l'errore, che può vedere percorsi diversi e fasi diversi della vita. Ma questo purtroppo molto spesso è poco capito sia dai sistemi della psichiatria che dai sistemi delle dipendenze. Il rischio è quello che se non andiamo, il rischio qual è? Che noi, e riconosco in voi persone che su questo dialogano, di due problemi che avevamo: psichiatria che parla poco il linguaggio della salute mentale, questo dobbiamo dircelo, perché non è così diffuso questo tipo di ragionamento, è una battaglia, ma l'altro, le dipendenze come buco della serratura interpretativa di un consumo problematico, un abuso di sostanze che già la legge ci sta trattando in una maniera estremamente categorizzante e rigida. Vado davvero a chiudere perché poi lo riprenderemo, perché i tempi sono quelli che sono. Perché dico questa cosa? Perché il rischio è che se non iniziamo a ragionare in questo modo che prova a spiazzare rispetto a dei mandati rigidi istituzionali, so che è difficile, ognuno ha i suoi compiti, eccetera, il rischio è che poi diventa difficile parlare di care, di percorsi individualizzati, di, ad esempio, io purtroppo sia nella salute, sia nella psichiatria che nelle dipendenze non ho luoghi dove i consumatori da un lato e il mondo delle persone che portano disagi psichici, problemi di salute mentale, sono pochissime le situazioni in cui sono partecipanti alla scrittura del sistema. Ho poche esperienze, che sono gli utenti esperti in alcune situazioni, Trieste, alcune cose della Lombardia, alcune cose al sud, Caserta, credo da dove Fabrizio più o meno arriva, o lì vicino, eccetera. Però il rischio qual è? È che se noi non riusciamo a mettere insieme in maniera coprogrammante le persone, poi anche le famiglie, ma le persone che portano un problema, il sistema territoriale, Fabrizio parla di comuni, ma quasi mai i comuni sono davvero invitati, perché al massimo vengono invitati quando si incomincia a ragionare su residenzialità leggera e copartecipazione alla spesa. Il nostro dibattito è anche quello, come costruire tavoli che su questi temi vadano a costruire iniziale coprogrammazione, che diventano poi progetti specifici dei vari servizi. E l'altro elemento importante è come provare a recuperare sul tema dei consumi, degli abusi e dove ci sono delle dipendenze, anche una capacità interpretativa e di lettura profondamente diversa, che ci permetta, sia sul tema delle varie forme del disagio psichico, della salute mentale, ma anche sul tema quando incrocia soprattutto alcuni abusi, consumi, eccetera. Un minuto, Riccardo. Scrivere pagine nuove. Il rischio altrimenti è quello di andare a ragionare insieme, pur nella buona fede, con voi, con altri molto meno, lo dico in maniera molto chiara, e non riuscire a parlare di care, non riuscire a parlare di budget di salute, non riuscire a parlare di casa della comunità, e il rischio invece che ci venga proposto al massimo una riorganizzazione della spesa che diventa budget di cura, molto ristretto, o casa della salute, non casa della comunità, rispetto invece a un ragionamento di integrazione sociosanitaria. Per cui io credo che oggi dobbiamo raccogliere tutta una serie di sollecitazioni per fare in modo che questo tipo di ragionamento ci porti oltre. Per noi molto impegnati su questo, una revisione della legge, Fabrizio ti ritroverà in una logica molto forte di revisione della legge nella revisione del sistema quando parleremo verso il Dipartimento, verso la conferenza,
ma da un altro lato anche sui territori come andare a rimettere in gioco lo stesso ruolo delle comunità terapeutiche. Lo dico perché il CNCA è partito dalle comunità terapeutiche, ma è stato con molte delle persone presenti una delle prime realtà che ha costruito prossimità, lavoro di strada, riduzione dei rischi, riduzione del danno, perché una lettura non ideologica, non moralizzante e giudicante, che ha davvero bisogno di riportare al centro le domande e non le categorie, probabilmente è quella che ci può portare a scrivere poi quali saranno i sistemi che di questo proverà a rispondere. Grazie Maurizio. Grazie Riccardo, grazie. Allora, darei la parola per l'ultimo degli interventi a Stefano Vecchio per 10 minuti, poi dopo vediamo se abbiamo spazio per le molte sollecitazioni dei partecipanti, che peraltro si stanno stanno svolgendo anche all'interno della chat, e questo mi sembra anche un segno di vitalità. Stefano. Sì, l'argomento mi sembra complesso e complicato. La ragione di Vitodanza, la tendenza è quella a dare soluzioni burocratiche amministrative e a saltare completamente la discussione, gli approfondimenti, il dibattito sia con la comunità delle persone che lavorano, sia la comunità delle persone che sono direttamente interessate complessivamente. Quindi questo è un elemento, del resto noi lo vediamo, ci sono delle posizioni anche differenziate, anche tra di noi che abbiamo sottoscritto il documento, poi nel momento in cui ci confrontiamo è evidente, fa parte della ricchezza, no? Dei punti di vista. Ora, è complicato inserirmi nel discorso, quindi io cercherò di limitare, diciamo, il campo, sperando di non fare un discorso troppo ingegneristico. Però io parto da un dato, intanto... interessante quanto dice la ragazza Giannichetta, no? Sul discorso di approfondire le pratiche, diciamo ciò che c'è in comune tra di noi e provare anche a capire cosa significa questo dal punto di vista organizzativo. Io credo che per fare questo noi dobbiamo dobbiamo partire dalle distinzioni. Io sono convinto, l'ho detto anche nella parte della mia apertura alla Summer, che vi sono delle distinzioni di fondo. Guardate, io personalmente penso che non bisogna criticare, distanziarsi da tutte quelle posizioni che hanno criticato la proposta dell'Agenas da un punto di vista corporativo, identitario e quindi di rivendicazione di potere, perché purtroppo le società scientifiche questo hanno fatto. E quindi il senso, l'importanza di quel documento in cui ci siamo incontrati tra aree della salute mentale e abbiamo preferito chiamare della salute delle persone che usano sostanze, perché di questo dobbiamo parlare, ha significato dire, guardate, il problema non è un discorso corporativo che stiamo facendo, ma è un discorso che ha a che fare con la visione dei fenomeni e i modelli organizzativi dei sistemi pubblici che sono più adeguati a corrispondere a questi fenomeni. Quindi usciamo dalle trappole in cui diciamo questi dispositivi e queste... scelte, orientamenti politici e istituzionali ci pongono. Quindi non ci mettiamo, proviamo a non metterci in opposizione, ma a ragionare, a discutere tra di loro. Io penso che, la voglio riportare, Wittgenstein diceva le parole sono dure come pietre. La parola dipendenza è veramente una parola difficile, anche tra di noi nel nostro mondo a morire. Guardate, io credo che almeno nei nostri ambiti noi dobbiamo provare a non usarla più. Perché questa è la parola più stigmatizzante ed è quella collegata con paradigma morale, il proibizionismo sociale, il proibizionismo penale, con il modello patologico. È inutile, nel momento, possiamo anche dare un significato diverso, ma è questo. Ora, quando io ho diretto un dipartimento delle dipendenze per 20 anni e ho avuto il piccolo risultato di riuscirlo a chiamare dipendenze non patologico, ma è evidente che è un risultato molto... così personale, oggettivo, poco dal punto di vista strutturale non è che ha cambiato molto l'organizzazione. Allora, proprio per tutte le cose che sono state dette, la distinzione di fondo, ragazzi, è non c'è l'invadenza del proibizionismo sociale e penale e del sistema penale oggi fa sì che il fenomeno dell'uso delle sostanze
in tutte le articolazioni ampie che si, attraverso le quali si esprime, richiede che ci siano strategie specifiche. Io questo non ho, personalmente sono convinto, ho lavorato per 40 anni in questo sistema, ho osservato, ho discusso, ho parlato, credo che questo è il dato di fondo. A partire da questo io credo che vi sono molti elementi di diciamo comuni tra di noi. Io per esempio non sono convinto con chi dice, non ricordo chi l'ha fatto, io per esempio penso ci sono i meccanismi comuni che, diciamo, i dispositivi politico-istituzionali, no, e culturali, la stigmatizzazione, lasciamo stare come si manifesta, ma quello è un modello che ci accomuna. L'istituzionalizzazione è un modello che ci accomuna. E ha ragione chi dice, guardate che la istituzionalizzazione, cioè il manicomio, diceva Rotelli, insomma la deistituzionalizzazione non ha riguardato il manicomio, ma la follia. Quindi noi quando parliamo di istituzionalizzazione e deistituzionalizzazione dobbiamo pensare sempre a istituzioni che si rigidiscono, si fermano, si bloccano, non guardano le persone, le etichettano, non consentono un'emancipazione, eccetera. Allora, in questo senso dico, abbandoniamo il concetto di dipendenza e proviamo ad andare oltre. Ora, il sistema di... Noi dovremmo parlare dal modello attuale, che è un modello, io vorrei dire, Edo, al di là delle nostre esperienze, tutti noi quando parliamo di servizi di aree, parliamo di SERT. La realtà dei servizi è molto più ampia e molto più articolata. Questo ce lo dobbiamo dire, perché noi andiamo da SERT all'unità di strada, al drop-in, alle equip che intervengono nei contesti del divertimento, alle realtà di consulenza sull'autoregolazione di vario genere, ai centri diurni residenziali che si occupano di accompagnamento e non di disintossicazione. Insomma, è un'articolazione ormai di realtà e di esperienze anche consolidate che, seppure hanno i LEA di riferimento, non sono ancora ben identificati dentro le istituzioni, ma che la nostra grande area di riferimento rispetto alla quale noi dovremmo fare il sistema. Allora l'idea, credo, che è quella di dire noi dobbiamo superare il modello organizzativo che è fondato sul sistema patologico e sul sistema penale anche, che è quello del monoservizio ambulatoriale ospedaliero, e pensare a un sistema che mette insieme, istituisce, costruisce insieme, istituisce insieme una serie di modelli organizzativi che non fanno riferimento più alla dipendenza o alle presunte dipendenze o agli etichettamenti o ai doppi etichettamenti, ma che fanno riferimento ai modelli di uso di sostanze. Perché quello che accade, c'è, e che noi che osserviamo, è una continua riorganizzazione di modelli di uso di sostanze e anche di stili diversi all'interno dei modelli di uso. Perché noi abbiamo il modello di uso cosiddetto socialmente integrato, molto legato ai contesti del divertimento, ha una pluralità poi di stili di uso, di persone che hanno culture, individui, soggetti, eccetera, eccetera. Pensiamo al modello drug set e setting per comprendere tutte questi insieme. E allora qual è? Noi ce ne abbiamo già delle cose. Noi dobbiamo soltanto dire che non c'è un modello organizzativo più importante dell'altro, più centrale. Oggi è così. Oggi anche in quelle regioni, in quelle realtà, dove la riduzione del danno è diffusa, gli operatori sono spessissimo subalterni a quello che dicono i SERT. Io non voglio dire una serie di cose che... E spessissimo accade questa cosa. Oppure sono completamente esternalizzati. Noi dobbiamo provare invece a pensare a un sistema che li istituisce anche come organizzazioni autonome, servizi autonomi, che garantisce l'interazione tra questi, un sistema flessibile e aperto, un sistema che, questo è una sfida, che tenga aperto uno spazio di negoziazione e di presenza delle persone che usano sostanze, gli interessati, non solo per tutto ciò che riguarda, diciamo, le varie esigenze, espressioni dei loro bisogni, ma anche per quanto riguarda i modelli organizzativi. No? I nostri modelli organizzativi devono cambiare continuamente, devono essere flessibili, non possono fermarsi e rigidirsi sul modello di quel momento, perché devono seguire ciò che accade, no? Quello che diceva la comunità, insomma, nel mondo dell'uso delle sostanze, dei modelli di uso, con tutte le influenze che ci sono. Io penso che esisterebbero anche degli strumenti veloci per farlo. Ci sono i LEA, ci sono gli atti di indirizzo che potrebbero essere modificati, anche l'accreditamento. È giusto che il terzo settore oggi rivendichi un ruolo, io dico non solo di allargamento del pubblico, ma di cambiamento del modello pubblico in un modello pubblico sociale, perché è così. No, noi
quando io ho diretto il dipartimento a Napoli, e devo dire che il dipartimento che le persone con cui ho collaborato stanno continuando per fortuna a portare avanti, noi siamo riusciti a realizzare quattro tipologie di servizi, proprio pensando ai modelli di uso. Nessuna di queste è più importante dell'altra. C'è quella che riguarda i contesti del divertimento, che riguarda interventi più sul consumo marginalizzato, la parte che cosiddetta SERT, anche la parola SERT va superata. Noi dobbiamo avere dei servizi, io dico sedentari, dei servizi nomadi, servizi che sono fissi in un luogo, che seguono le persone, e servizi che vanno incontro. In generale, come diceva Ron Coleman, noi dobbiamo interessarci a non solo prenderci cura e avere la pretesa di dare indicazioni. Ora, quanto? Un minuto. Ora, credo che questa è la sfida, con la quale noi dobbiamo confrontarci. Ora, io provo un modello, ho anche provato a realizzarlo, però noi dobbiamo chiamarlo Dipartimento per la tutela della salute delle persone che usano droghe, perché noi ci occupiamo di salute. Se pensiamo, diciamo, di interazioni con le reti, dobbiamo ragionare meglio su come le persone non vengono coinvolte ma diventano protagonisti, penso ne discuteremo dopo. Quindi in questo senso proviamoci a andare oltre, a cambiare paradigma e a ripensarci anche noi a prima, in primo luogo, perché spesso noi siamo attraversati e bloccati in culture che non ci consentono di andare verso il cambiamento e l'innovazione. Grazie Stefano. Allora, adesso è la parte più difficile per me, perché vorrei lasciare uno spazio, pur se ridicolmente minimo, agli altri partecipanti. Io propongo che non si vada oltre un minuto e mezzo e che ci sia un numero ridotto di interventi, per poi dopo dare per 3 minuti la parola ai relatori e poi avviarsi alle conclusioni. Quindi 1 minuto e mezzo per ciascuno, per un numero ridotto di persone. Guardo l'orologio e manca 15 minuti alle 13. Allora, chi vuole intervenire? Credo che sia possibile mantenere i microfoni aperti, vero? Quindi Andrea, 1 minuto e mezzo, Andrea Dainese. Ok, sì, io un minuto parlo e mezzo. Parto. Si è bloccato. Non sentiamo Andrea. Il microfono spento. Eccomi, vi sentite? Sì. Ok. Sì, io vi parlo da utente dei servizi di psichiatria del Polesine, ecco. E niente, sulle tematiche di oggi devo dire che i servizi pubblici concreti tuttora disponibili sulle droghe leggere ai consumatori sono quei distributori pubblici di cannabis senza THC, oppure quei servizi psichiatrici che, utili in parte in quanto ad oggi ancora prudenti e non informativi adeguati, ma anche di mancanza nel capire le varie forme civili, culturali e etniche di consumo oggi, non dimenticando che la psichiatria attuale accoglie il paziente sul piano anche psicosociale. Questo è una considerazione, insomma, da studente che ho appreso, ecco. Bene. Detto questo, la prospettiva... C'hai 30 secondi, eh? 30 secondi. Il sistema biodinamico agricolo potrebbe essere quello di ritorno nel Polesine delle piantagioni autoctone, canapa utile ad ogni settore industriale, e poi la politica, rivolgo l'appello a garantire la povertà un'adeguata a quanto necessaria equità sociale con il reddito sicuro, accaparamento ora del capitale. Impariamo infine dall'esempio della GKN o dalla OPG di Napoli, per ripartire dall'autunno e da ora. Grazie. Ok, grazie Andrea. Brevissimi flash per qualcun altro? Qualcun altro vuole approfittare di questo sospiro del minuto e mezzo? Nessuno? Curioso.
forse vi siete spaventati da questo minuto e mezzo e anche dall'ora in generale. C'è qualcheduno che vuole aggiungere qualcosa? Dei partecipanti, insomma. E uno, e due, e tre. Aggiudicato. Allora, c'è Alessio Guidotti. Alessio, però, dov'è? Ah, ecco, no, Leira también, anche e Alessio. Ricordo a tutti che l'audio non può partire perché dobbiamo darlo noi, quindi vi dovete prenotare nella chat. Allora, Alessio per primo. No, coraggio. Sì, adesso c'è. Sì, sì, scusa, non avevo considerato questa cosa. Il dibattito è diventato con il tempo sempre più ricco e infatti lanciavo nella chat di Itamput del desiderio di sicuramente dobbiamo dire qualcosa, dobbiamo dire molto, lo farò confrontandomi con gli altri in una maniera più tranquilla, però ho tanto desiderio di fare un comunicato su tutto quello che è venuto fuori in questi due giorni, perché a mano si è un po' allargata la discussione. Sicuramente ho constatato tanto in una maniera terribile l'assenza della presa di considerazione della questione legale, della differenza che ci sta tra psichiatria e questione dei consumi riguardo il fatto dello stigma principale, che è proprio sulla questione dell'illegalità del consumo. La persona, il consumatore di sostanze è fondamentalmente una persona privata di legalità, e quindi questo dovrebbe essere una componente che si tiene molto, dovrebbe essere un po' più presente in alcune considerazioni che sono state fatte. È un perché poi ci riconduce anche al fatto, se andiamo a vedere oggi quanti diretti protagonisti e interessati direttamente della questione ci stanno o non ci stanno, è sicuramente riconducibile anche a quello. Un motivo principale dello stigma è il fatto della penalizzazione del consumo, al di là dell'immagine del drogato, il tossico e tutte quante queste storie. Quello è un aspetto principale, okay, che però mi sono accorto è stato poco presente. Ok, scusami, ma siamo proprio... Allora, io ho due persone che hanno chiesto di intervenire così brevemente. Leira da una parte e dall'altra Michele Antonucci. Leira. Va bene, allora, c'è poco tempo e comunque sono stata sollecitata tantissime cose, le cose da tante, però... E diciamo che mi focalizzo su un poche cose. Una che mi ha fatto molto piacere sentire è il fatto dell'università e dell'importanza che alla fine chi è che va a lavorare in questi contesti comunque sono persone che si sono comunque formate e in determinate strutture. E soprattutto il grande problema secondo me che c'è tra anche le scuole di terapia pubbliche e private. Nel senso che... personalmente, io proprio per non chiudermi dentro delle chiese, la mia scelta è stata verso Psicologia della Salute, che è una scuola pubblica e che quindi diciamo che ti dà tutta quella possibilità, ma anche quel modo di pensare per entrare all'interno dei sistemi non avendo un'etichettatura, non avendo comunque un orientamento in quel senso. Quindi questo mi incita anche a portare quello che si è portato oggi anche all'interno della scuola di specializzazione, perché poi è anche poco conosciuto come intervento. Un'altra cosa importante che mi piaceva è il fatto delle cure primarie, che comunque alla fine viene tutto da un filtro che viene da un filtro primario, quindi tra un medico di base, magari inizialmente, o anche il pronto soccorso. Quindi per me è anche importante la presenza di servizi di psicologia clinica all'interno degli ospedali, poiché là si può poi declinare la domanda. E poi, niente, la mia terza riflessione è sul fatto che il poter fare di nuovo è un poter fare su
un capire una ricetta, non tanto andare a capire la metodologia di intervento, ma forse più che altro andare a capire come veramente intercettare il bisogno e soprattutto narrare quel bisogno, al di là delle diatribe tra DSL, cioè tra comunque tra i servizi che si occupano di salute mentale. E grazie. Quindi mi piaceva molto il discorso. Grazie, sì, sì. Ok. Allora, per l'ultimo intervento, direi di un minuto e mezzo, direi dove sta, adesso mi è scomparsa. Eccomi. Eccoti. Ciao. Quindi, salve a tutti, sarò brevissima, insomma. Sì, giusto, Michela, sì. Che era una cosa che lanciavo anche ieri nella chat. E mi veniva sollecitata dal fatto che era stato nominato l'OPG, che è un'esperienza che noi a Napoli conosciamo benissimo, che fa parte insomma di una rete di esperienze di spazi liberati. Perché rilancio questo tema? Perché si collega anche un po' a quello che veniva detto oggi sull'idea della prossimità territoriale, anche sul nuovo modello etico, perché poi il problema è anche quello, cioè rivisitare linguaggi, gli strumenti, i modelli e anche i tecnicismi che delle volte alcuni contesti danno, si basa comunque su un approccio culturale etico differente. E su questo io rilancerei il tema dei beni comuni, che è una cosa che dicevo anche ieri in chat come punto di riferimento, che diciamo sul panorama europeo e internazionale è più conosciuto come il tema dei commons. Si tratta sostanzialmente di realtà che l'OPG è un'espressione, ma qui in città Napoli ne abbiamo tantissime, che provano proprio a reimmaginare gli spazi di condivisione e di esperienza con le persone, creano anche dei luoghi differenti di confronto, dei modelli, degli stili di vita differenti. Secondo me l'importante in questo sistema che stiamo provando a ridisegnare non è soltanto l'aspetto un poco più interno, come si diceva e come rilanciava anche Stefano, degli ambulatori, interni agli ambulatori, ma anche il modo in cui si incontrano le persone e si agganciano le persone. Quindi prima di poter creare luoghi nuovi, di esperienze nuove, di condivisione con le persone e con quelli che anche delle volte anche un po' impropriamente chiamiamo utenti, bisognerebbe invece reimmaginare lo spazio etico e prendere spunto da esperienze che rilanciano poi fenomeni culturali che si stanno diffondendo sempre di più e che guardano la capacità di una partecipazione attiva, che era anche il tema di cui si parlava ieri. Inviterei a una ricerca anche su questo e magari anche ad interrogare chi oggi si occupa di questi temi e già esprime queste forme, questi modelli nuovi di vivere comune. I beni comuni sappiamo tutti che di cosa si tratta, insomma, cioè qualsiasi, anche quello di cui ci occupiamo noi è un bene comune, il modo in cui ci interfacciamo con le persone. Hai qualche secondo solo, eh? No, questo volevo dire, centrare la ricerca anche su quegli aspetti culturali che però già esprimono una realtà diretta sul territorio e che poi sono fenomeni dal basso che non dovremmo assolutamente dimenticare. Grazie Michela, grazie. Allora, ora io proporrei, dovremmo chiudere a questo punto tra 5 minuti, però proporrei che un secondo giro di qualche battuta di 2-3 minuti ai relatori della tavola rotonda della giornata, partendo di nuovo da Maria Grazia, lasciando poi per ultimi di nuovo con l'onere delle considerazioni conclusive Riccardo e Stefano. Allora, Maria Grazia, per qualche battuta. Ma solo questo, io sento, e in questo senso ho tentato di ragionare, io sento fortissimamente l'esigenza di ricomporre il nostro sguardo e di renderci visibili rispetto ai nostri, tra virgolette, passatemela, antagonisti. Questo dobbiamo farlo, secondo me, subito, prima che il ghiaccio si richiuda. Cosa intendo dire il ghiaccio si richiuda? Adesso arriveranno dei soldi dall'Europa, 60 milioni, non mi ricordo mai, tanti soldi, 60 mila, Fabrizio lo sai, poi forse anche i soldi del PNRR. Bene, questi soldi possono mettere la pietra tombale per i prossimi 20 anni. A tutta la vivacità critica e pratica che c'è ancora nel nostro paese, e la discussione di oggi lo ha dimostrato.
oppure possono rafforzare appunto le pratiche e le idee diverse, a condizione però che noi riusciamo a non fare come spesso fa la sinistra, a dividersi in 50.000 gruppi di cui poi nessuno capisce più nulla, ma di riuscire a appunto offrire uno sguardo complessivo e offrire alcune parole. Io non, ora qua non posso argomentarlo né ci sono riuscita, ma mi riprometto di farlo in una scrittura un po' più attenta. Ma il tema del posto letto, ma non è forse un tema? Cioè la lotta contro il posto letto istituzionalizzante e molto spesso privato, non è forse un tema comune alla salute mentale, comune alle tossicodipendenze, comune agli anziani, come minimo? Per non parlare dei minori. È possibile che noi non riusciamo a formare una coalizione che abbia non 8.000 punti, ma questo punto, che è un punto chiave secondo me, perché la distribuzione delle risorse non è un tema banale e questo succederà tra poco. Allora, i nostri servizi, riduzione del danno, ripresa, è possibile che noi non riusciamo a rappresentarli in un modo che sia forte e visibile, così come lo è il posto letto? Noi ci siamo riusciti in molti momenti. Ora noi dobbiamo, secondo me, fare uno sforzo, e ne abbiamo tutti gli strumenti, per parlare verso l'esterno e per mettere, appunto, per ricostruire questo sguardo largo, che ora ci manca, ma ci manca non è solo un limite nostro, è che le cose sono cambiate. Quindi quando io citavo prima la maggioranza deviante, è impronunciabile, non si può più parlare così. Ma il mondo che allora veniva diciamo rappresentato come maggioranza deviante esiste ancora, quel mondo. Dobbiamo, appunto, Benedetto è il solo secondo me che ha trovato, ma è troppo parziale, un'espressione interessante, il tema della sofferenza urbana. Ecco, io credo che su questo dobbiamo lavorare rapidamente. Grazie Maria, grazie. Allora, il secondo brevissimo intervento è a cura di Vito Danza. Sì, due cose rapidissime. Una cosa che mi ha colpito nella discussione di questi giorni, io ho seguito ieri e oggi, è l'assenza delle istituzioni politiche. La seconda, che è connessa a questo, è che in generale all'interno della società non ci sono più elementi, quelli utili, buoni, di conflitti che possono servire a stimolare la politica. Queste due cose sono insieme. Noi, tanto è chiara una cosa, che la politica i discorsi li fa, li sta facendo e li farà. Maria Grazia ci dava le risorse, la questione delle risorse è fondamentale. Dove li metteranno i soldi? Chi deciderà dove metteranno i soldi? Nei soldi per fare che? E allora per fare che lo diranno i tecnici, ma i tecnici si hanno voce in capitolo. Io credo che dei rapporti con la politica bisogna averli, dei rapporti, e che con questi rapporti con la politica bisogna contemporaneamente, per averli ed averli forti, anche avere nel sociale minime situazioni di conflitto, di organizzazione, di movimenti che sono totalmente scomparsi, a parte i Novax che ci sono in questo periodo, i movimenti salviniani, movimenti della vita sociale, reale, eccetera, sono completamente scomparsi, come se il conflitto, soprattutto a sinistra, come se la sinistra avesse completamente paura, terrore di qualsiasi conflitto che si muove nel suo interno. Io credo che invece i conflitti, quando sono utili, non sono fine a se stessi, sono utili anche alla politica. Volevo solo dire questo. Grazie. Allora, Grimaldi. Eccomi. Stefania. Eccomi, mi sentite? Allora, brevissimamente. Ripartire dal territorio, ripartire dai bisogni delle persone e delle comunità. A mio avviso non può che essere questo, in ordine gerarchico, il primo input. L'articolazione dei servizi, delle specialità, delle professionalità
non è che una conseguenza di questa priorità, che è prima di tutto una priorità politica e che non può attraversare il disagio considerato come elemento e fenomeno in capo ai singoli, ma deve avere il coraggio di attraversare le comunità tutte. E quindi questo significa articolare modalità di intervento, progettualità, sperimentazioni che investono sulla salute dei territori e delle comunità. Grazie. Grazie mille, Stefania. Dunque, ora è Edo Polidori ad avere questo mini spazio. Molto veloce. Io penso che se c'è una cosa su cui tutti concordano a livello europeo è che il Portogallo è stato il paese che in questi anni ha portato avanti politiche innovative nel mondo delle sostanze. Le priorità del Portogallo sono state tre. Uno, promuovere politiche di salute pubblica. Faccio due esempi. Le stanze del consumo e la possibilità di trattamenti con eroina hanno senso se le inquadro in ragionamenti di salute pubblica, oltre che di tutela della salute del tossicodipendente, ma in particolare come intervento di salute pubblica. Secondo punto, diminuire i danni legati all'uso di sostanze. Tutto il ragionamento che abbiamo fatto sui Technival, ma sul dark checking, sul tutti gli interventi che possono fare i servizi nella prossimità e per diminuire i danni legati all'uso di sostanze. Terza priorità, rimuovere la criminalizzazione dei consumatori di sostanze. Allora, io spero che la conferenza futura sappia delineare strategie politiche che su queste tre priorità garantiscono la possibilità di lavorare. Questo indipendentemente dall'assetto organizzativo. Perché è importante che i servizi possano lavorare su salute pubblica, ridurre i danni e togliere la criminalizzazione dei consumatori. Fine. Grazie, grazie. Ora è la volta di Fabrizio Starace. Grazie, mi sentite? Sì. Colgo la sollecitazione che faceva Stefano a inserire in contesto le cose che stavamo dicendo e senza ripetere l'importanza che in questo contesto hanno per le dipendenze appunto altre articolazioni dell'amministrazione pubblica, ricordate adesso da Edo, quelle legate alla sicurezza, al controllo, il Ministero degli Interni, il Ministero della Giustizia, voglio citarne un altro paio che sono state passate in rassegna, certamente le avrete approfondite nei giorni scorsi, quella relativa alla formazione. Io trovo davvero incredibile che non vi sia un percorso formativo unico per chi vuole dal punto di vista universitario, per chi vuole avvicinarsi al lavoro nell'ambito delle dipendenze. Questo è un problema che abbiamo da molti contesti. L'altro elemento di contesto, sempre l'altra area, è quella delle politiche sociali e di alcune scelte, in particolare di allocazione di risorse che sono sempre estremamente limitate in maniera, come dire, dal mio punto di vista non sempre avveduta. Parlo anche di risorse perché anche qui credo che l'abbiate approfondito nei giorni scorsi, ma se c'è qualcosa sulle cui gambe deve camminare tutto quello che stiamo ragionando, quello è appunto la risorsa umana. Immagino che una delle questioni cruciali della rivendicazione nell'area delle dipendenze sia legata alla risorsa umana, che oggi mi pare all'interno del sistema sia presente in meno del 50% di quanto previsto. Infine, sì, io forse do per scontato un errore, faccio un errore di metodo, Riccardo, quando ne parlo, nel senso che io considero il contesto nel quale mi trovo, dove la programmazione avviene a partire da contesti, da forum pubblici, da contesti di comunità, che vede un'interazione, che vede l'associazionismo presente. So bene che questo
non accade dappertutto, ma preferisco allinearmi alle situazioni, come dire, alle quali dobbiamo tendere piuttosto che. Poi è chiaro che nelle situazioni, diciamo, in cui si fa fatica a respirare, credo che davvero la questione dell'organizzazione sia l'ultima, cioè primum vivere, e poi va bene, grazie. Grazie a te, Fabrizio. Gianluca Monacelli. Allora io, che aggiungere, è stato detto molto, se non che sentendo poi anche Riccardo, anche Edoardo e tutti gli altri, mi sembra che c'è molta più convergenza di quello che poi in realtà ci siamo detti, perché poi dopo magari abbiamo utilizzato espressioni di un linguaggio imperante attuale per dire delle cose che invece ci sono molto vicine e che condividiamo poi dopo su un piano valoriale ed etico. Però quello che io penso è che dobbiamo utilizzare anche queste parole, appropriarcene, perché se noi, come diceva Maria Grazia Giannichetta, dobbiamo opporci all'altra parte, dobbiamo utilizzarle per poterle poi stravolgere. Detto questo, non c'è ulteriore spazio per parlare dei modelli, ma io andrei sulla formazione. Continuo a pensare che la formazione è essenziale e che la formazione deve essere trasversale. Poi naturalmente le competenze, come sappiamo, sono diverse, ma ci deve essere una formazione che ci avvicina. Naturalmente è fondamentale, e non c'è stato spazio di parlare della depenalizzazione, che non vuol dire poi una deregolamentazione, ma semplicemente regolamentare le cose in una maniera diversa che possa togliere poi effettivamente lo stigma e aprire a lavorare in una maniera diversa. Basta, io non vorrei dire altre cose perché è già stato veramente detto tanto. Sì, e lascio la parola agli altri. Sì, grazie Gianluca. Sì, effettivamente usciamo da questa giornata della Summer quanto mai quest'anno molto ricca e molto partecipata, con tante idee e con tanti confronti. Adesso io smetto il mio modesto ruolo di coordinatore di questa sessione e darò la parola per le conclusioni finali, se siete d'accordo, prima a Stefano e poi a Riccardo, dicendo che sono le 13 e 8 minuti. A voi, al vostro buon cuore. Stefano. Però, anche se si sa che io non sono una persona, diciamo, sintetica, spero di parlare anche meno. Allora, perché le cose ce le siamo dette, anche se naturalmente con questa modalità molto veloce. Io credo che questa Summer è stata una Summer, per quanto mi riguarda, anche insperata. Perché io, per generazione, l'online per me, diciamo, è un po' un elemento critico. E a mio parere questo tema era un tema che richiedeva questa brutta parola in presenza, cioè vederci, incontrarci, parlare nei corridoi, confrontarci, rivedere, no? Insomma, penso, ognuno di noi ha degli interrogativi, chiarirci anche le cose che ci diciamo, non lasciarle in sospeso. Ora, però, mi pare che intanto l'online ha consentito una partecipazione più ampia di quanto consente la organizzazione in presenza, e che questa volta ci sono stati anche, oltre agli operatori delle aree disparate del terzo settore, anche una quota maggiore di operatori pubblici che rispetto a quelle precedenti. In più, anche se naturalmente non tutto è andato come noi ce l'avamo aspettati, la quantità di cose che è emessa e soprattutto gli interrogativi, le sollecitazioni, le indicazioni, mi sembra siano state molto molto interessanti, almeno per me, molto utili e arricchenti. Ora bisogna un po' provare a capire, no? A recuperare questa indicazione, questa che è molto condivisibile, che ci fa Maria Grazia Giannichetta, come provare a ricostruire, a confrontarci, a articolare meglio questi discorsi che ognuno di noi ha portato avanti, spesso discorsi periferici, no? Discorsi anche di resistenza, perché noi dobbiamo dirlo, molte delle cose che noi diciamo sono di resistenza. Come poterli mettere meglio appunto e confrontarli? Perché io personalmente sono dell'opinione che i modelli organizzativi debbano essere distinti per una serie di ragioni che ho detto. Credo che però in realtà bisogna lavorare molto più sul comune, sugli incroci,
sulle interazioni, non solo per ciò che, ha, che riguarda le nostre collaborazioni, su quello che io preferisco chiamare il doppio etichettamento, piuttosto che diciamo la doppia diagnosi, anche quella naturalmente è un'area importante, ma noi riusciremo a fare, secondo me, a lavorare adeguatamente, o almeno a dare indicazioni su come si dovrebbe lavorare, diciamo guardando in faccia le persone e ascoltando le persone e provando a rinunciare anche a questo nostro ruolo centrale di potere, lo potremo fare se, secondo me, ci chiariremo su questi punti. Cioè, se noi riusciamo a guardare, affrontare queste tematiche a partire dalla quello che diceva Basaglia, mettiamo la follia tra parentesi, e alla critica dura, alla dipendenza e ai modelli patologici e penalizzanti e criminali, io credo che riusciremo a interagire anche con queste persone, anche in questi punti. In questo senso, allora, io voglio dire solo una piccola cosa sul modello organizzativo. Guardate, io credo che il modello organizzativo è un modello che deve essere funzionale, io sono d'accordo a non so chi lo diceva, funzionale alle esigenze. È chiaro che le esigenze vengono lette poi da qualcuno, la cosa importante è che noi scriviamo all'interno di quei modelli sempre una condizione che consente un cambiamento continuo. E credo che su questo, diciamo, area salute mentale e area salute delle persone che usano droga, questa seconda edizione, tra l'altro, attualmente è tutta da realizzare, da affrontare, e vedete anche, ecco, un po' le differenze. Allora, io personalmente vorrei passare subito alle proposte, perché mi pare che ciò che ha aperto questa summer, tutti questi discorsi, queste proposte, ipotesi, proposte, interrogativi, noi dovremmo provare, diciamo, consolidando anche questa rete un po' larga, no, allargandola, la rete, le nostre reti, per quanto ci riguarda, anche le vostre reti, facendole incrociare, incontrare, dovremmo provare a capire come portarli avanti, e sapendo che portarli avanti significa approfondirli in qualche modo, provare a fare anche, secondo me, o delle sperimentazioni pratiche, e facendone emergere più che dei modelli, degli orientamenti. Allora, io vi propongo subito alcune tematiche che io avrei identificato. La prima era quella che diceva anche Maria Grazia Giannichetti, del rapporto tra recovery e riduzione del danno, o ripresa, come la vogliamo chiamare. Io credo che queste due aree, anche se naturalmente se vi sono delle differenze anche all'interno di queste due aree, secondo me sono il piano culturale, delle pratiche, dell'orizzonte, delle prospettive, sono molto interessanti sia per scambiarcele proprio come arricchimento reciproco, sia perché ci possono chiarire anche meglio su tutti i punti di incrocio sui quali noi possiamo incontrarci, o anche sull'individuare punti di incrocio inediti, che non è detto che i punti di incrocio debbano essere sempre quelli che ci attribuisce un modello istituzionale, no? Come quello che è il doppio etichettamento. E qui in quest'area sarebbe interessante, così come anche nelle altre aree, sono d'accordo con Alessio, la questione, dico, carcere, io dico la questione carcere non è emersa molto in questa nostra discussione, e la questione carcere è una questione centrale, perché, dove anche lì ci sono delle distinzioni, ma anche lì ci sono dei luoghi di incrocio. Secondo me questo è quello, è un territorio, un terreno che dovremmo valutare se darlo, considerarlo come un momento di approfondimento a parte o farlo attraversare nei vari punti. L'altra è quella dei cosiddetti trattamenti. Si è parlato del confronto tra la modalità di usare i psicofarmaci, di provare a ridurle nel tempo, con un ruolo centrale della persona, delle persone. C'è tutta la parte del racconto delle persone che vivono i psicofarmaci nelle varie fasi, che è molto interessante, che ha molte analogie, ma anche qualche differenza con la questione con i trattamenti che hanno al centro i farmaci cosiddetti agonisti. Qui io vi dico, entrambi sono strumenti di istituzionalizzazione, e il confronto su quanto possono diventare invece, al contrario, attraverso strategie comuni e anche diverse, degli strumenti in mano alle persone per emanciparsi, per rispondere ai momenti critici, alle proprie criticità. Io preferisco parlare in questo modo, poi ogni persona vive la criticità attraverso la sua storia, la sua specificità, eccetera, eccetera. Questo sarebbe interessante anche capire se su questo confronto noi potessimo coinvolgere, per esempio, sia
sistemi di servizi pubblici, ma anche di comunità di accoglienza, come preferiamo chiamarle, che si occupano doppia diagnosi, doppio etichettamento, e che hanno sempre in genere un consulente, i due consulenti delle due aree. Potrebbe essere questo, per esempio, un'area nella quale noi potremmo fare con, che ne so, coinvolgendo Giuseppe Tibaldi, la rete che lui ha attivato, no, un approfondimento e capire se è possibile costruire anche delle reti, no, come dire, delle sperimentazioni che in qualche modo a partire da queste aree, da questi luoghi, facciano emergere non solo delle pratiche, ma anche delle critiche, no, e delle indicazioni. L'altro è quello della formazione, ce la siamo detta, insomma, formazione, noi potremmo approfittare di momenti di formazione incrociata per porre delle questioni anche più generali, no, che riguardano la critica ai modelli patologici, stigmatizzanti, che ci accomunano, perché sono modelli che ci accomunano. Poi, diciamo, la modalità con cui si esprimono può essere interessante o meno, ma la cosa importante è capire che rapporto c'è tra questo e il lavoro e la pratica di intervento, e anche c'è rapporto tra questo e il coinvolgimento del sociale, e così via dicendo. Ma su questo io credo che su tutta l'area degli interventi cosiddetti per le pratiche sociali, anche qui andrebbe fatto un confronto, perché guardate, quando diciamo per esempio budget di salute deve essere nel budget di cura, non è che diciamo le stesse cose da tutte le parti. Che ne so, a Trieste però è uno strumento che parte dall'integrazione pubblica del terzo settore, per esempio in Campania è stata portata come l'alternativa tra o fate l'integrazione o fate il budget. Perché qui è importante che ci siano degli orientamenti più generali, che sono legati alle esperienze, o anche il delegare alcune responsabilità a un ente che si inserisce per fare delle cose che non si capisce bene come vanno avanti. Allora, si tratterebbe di costruire proprio una specie di percorso con gli strumenti, di cosa significa usare, per esempio penso all'Housing First, che è un'area, quando parliamo di senza dimora, i migranti, eccetera, non è un caso che l'Housing First nasce e si incontra la riduzione del danno, e secondo me potrebbe incontrare la recovery. Cioè, si tratterebbe, c'è una rete italiana che con fatica sta cercando di andare avanti, e secondo me sarebbe interessante, così come capire cosa significa inserimento lavorativo, sociale, lavorativo, eccetera, eccetera. Qui c'è un problema che riguarda i comuni, io non so dalle parti vostre, ma qui i comuni hanno rinunciato a fare i piani di zona, i piani attuativi, cioè, diciamo, stanno completamente fuori da quello che una volta era l'articolazione tra socio-sanitario e socio-assistenziale, no? Cioè il sociale declinato ai più livelli che si incontra. Vado velocemente. Chiaramente la questione di cui abbiamo parlato è l'auto-organizzazione della centralità delle persone che interessate, chiamo, usano sostanze, delle persone che hanno a che fare con i servizi di salute mentale. Anche questo è un argomento cui dovremmo scambiarci. Io penso che nella nostra area vi sono delle difficoltà, come vi ho detto, credo che in Italia ci sono degli ostacoli legati alle culture, alle storie del welfare, a mio parere, eccetera, eccetera. È molto interessante la sollecitazione che fa Michele Antonucci di utilizzare i cosiddetti common, beni comuni, gli spazi autonomi, diciamo, del sociale, nei quali che potrebbero essere dei momenti in cui ci si incontra anche a più voci, ma dove la centralità è il protagonismo, di al di là del discorso dell'inserimento dei pari all'interno dei servizi di riduzione del danno, limitazione dei rischi o di altri servizi che hanno a che fare con la salute mentale, di cui abbiamo già esperienza ampia, che pure devono essere oggetto del nostro approfondimento. Ma c'è un problema dell'autonomia, dell'auto-organizzazione, che è il discorso dell'empowerment, no? Diceva Coleman, poi sì, voi dove i professionisti devono rinunciare, ma se non c'è qualcuno che se lo prende il potere, ognuno decide quanto deve rinunciare con il suo metro, diciamo, personale, soggettivo, professionale. Detto la formazione, quindi insomma, io credo che complessivamente il problema della città, per esempio, è un problema da riprendere. No, perché se noi riuscissimo a sviluppare, ad avere questi momenti, riusciamo, no? A approfondire. Allora, le persone si stanno staccando, dai, proviamo insieme. Le persone si stanno staccando, sì. Stanno andando. Sì, allora, sì. Io oltre alla sofferenza umana vorrei parlare di città dei diritti. Città dei diritti e diritto alla città, come diceva Lefebvre. Vai, Riccardo, vai. No, sarò rapidissimo perché molte cose sono state dette.
però mi sento anche per il ruolo che ho come CNCA e per le riflessioni che abbiamo fatto con alcuni di voi. Ho già detto con Fabrizio, ci vedremo nel tavolo di lavoro sul sistema della conferenza, quindi avremo spazi per ragionare. Però io quello che mi porto a casa e su cui mi sento impegnato, riprende velocissimo proprio il tema, ad esempio, che si pone del come iniziare a lavorare su strumenti del care della persona più complessivamente, che si chiami recovery, che si chiami altre forme. Abbiamo bisogno di introdurlo nei servizi, abbiamo bisogno di introdurlo ambulatoriali, abbiamo bisogno di introdurlo nelle strutture residenziali, abbiamo bisogno di introdurlo nella riduzione del danno, perché devono diventare approcci di sistema che in questo momento non sono ancora condivisi. Magari se ne parla di più su tutta l'area salute mentale, perché Trieste ci ha fatto lezioni importanti sulle dipendenze, dobbiamo imparare molto da questo punto di vista. Questo potrebbe essere una prima occasione per i temi che oggi abbiamo affrontati. Non so se Fabrizio riuscirà o potrà fare le sue valutazioni. Io credo, ma pensavo lo dicesse Stefano, c'è qui molti di quelli che è. Noi comunque pensiamo di portare alcuni di questi temi in una giornata di lavoro che anticiperà la conferenza. Poi chiamiamola una conferenza autoconvocata, chiamiamola in un altro modo, ma vorremmo arrivare alla conferenza con alcuni temi che vorrebbero, come dire, presidiare il fatto che questi temi vadano riportati poi quasi ad aiutare i coordinatori del gruppo a spingerli un po', lo dico in questo modo un po', e quindi proprio nella logica del raccogliere queste sollecitazioni, farle diventare momenti di un contatto, di una riflessione, di un documento che sia da stimolo rispetto al ragionamento. Chiamiamola controconferenza, ci stiamo ragionando, rilancio a tutti i presenti la presenza lì. Poi tre punti veramente sintetici, io sono d'accordo, lo riprendo perché va detto, perché io credo che chi arriva dalla salute mentale lo stia raccogliendo, ma non si rende conto di quanto l'attuale strutturazione legislativa sia condizionante in maniera pesante a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora, perché andando dalle categorie previste nella legge sulle sostanze, che mette insieme di tutto e di più, assolutamente improprie rispetto a qualsiasi pseudoscienza che vorrebbe essere, quindi non è lì che si vanno a stabilire queste cose, non è una legge dello Stato, quasi da ministro dell'Interno, che si devono fare queste cose. Secondo, tutto il ragionamento su cui andare a ragionare insieme, su quanto parliamo attraverso la legge più di categorie di penalizzazione che di categorie di bisogno. Il rischio è quello che molte delle nostre persone arrivano agli ambulatoriali, ai territoriali, alle comunità, più per una categoria legislativa penalizzante, eccetera, che perché poi sia il giovane che è stato convocato in prefettura piuttosto che qualcuno con una serie di reati. E quindi il grosso elemento di iniziare a parlare della legge non in maniera puramente ideologica, in maniera concreta, perché se riusciamo a staccare tutta una serie di aspetti, il sistema può a questo punto funzionare ovunque poi lo portiamo. Questo vuol dire quindi un ragionamento fortissimo su tutto il tema del 90, lo sappiamo, penalizzante della legge. Noi non possiamo continuare a pensare che le persone che ci portano una serie di bisogni o di problemi arrivino da noi perché obbligati da questioni di legge. Sappiamo quando succede anche nella salute mentale, quanto questo ha condizionato in maniera pesante il lavoro. E quindi c'è un problema, Alessio giustamente l'ha riportato e ha ragione, ma tutto il mondo dei consumatori in maniera forte, me lo dico come sistemi, che va ritoccata la legge su tutta una serie di presupposti, altrimenti il rischio che poi il sistema dell'intervento non potrà che essere basato sul tema del controllo sociale, la famosa alternativa al carcere, l'alternativa alla pena, è un'occasione, non può essere, come dire, la motivazione. Noi possiamo, dobbiamo lavorare su una serie, ci può essere come elemento un po' di spinta, mettiamola così, lo affrontiamo, ma deve essere poi inserito all'interno di un, lo dico perché è insieme, alcuni di voi ci stanno già lavorando, vuol dire parlare di una revisione del sistema di intervento in una logica di funzione pubblica, a regia pubblica, per quello che io ritengo, ma con un valore che nel momento in cui chiedo a delle realtà, non il privato, ma chiedo a delle realtà no profit di far parte di un sistema in una logica copartecipante, e quindi vuol dire i tavoli di lavoro territoriali, dobbiamo riuscire
a costruirle in maniera stabile e quindi ragionare su quel socio sanitario che Stefano ha ripreso, ma che è elemento stabile, per essere espliciti, che va dalla riduzione del danno, perché se io devo intervenire in un quartiere di spaccio, di consumo, eccetera, non posso evitare di ragionare col sistema complessivo, come la maggior parte delle metropoli europee sta facendo, lo citava Edo, il tema della sicurezza del territorio, il tema della sicurezza del consumatore, il tema sanitario e il tema dell'impatto sociale non può più funzionare in maniera separata e quindi la promozione di tavoli territoriali congiunti. Questo però cosa vuol dire? Tra le altre cose, un impegno, lo chiederemo in maniera molto forte alla conferenza, l'applicazione dei LEA. Noi abbiamo dei LEA definiti in un certo modo che non hanno linee guida e vengono applicati dalle regioni in una maniera non autonoma, ma assolutamente non controllata e non monitorata. Non ho capito cosa stavi dicendo Fabrizio, perché non hai il microfono, ma ho capito. Ecco, non voglio dire parolacce, va benissimo in questo modo. Per cui non è possibile che noi abbiamo regioni dove la riduzione del danno non esiste, abbiamo regioni dove l'organizzazione dei CERT è in una situazione, vado oltre, e abbiamo, per capirci, noi abbiamo regioni dove il tema della salute mentale e dell'abuso di sostanze, io faccio fatica a usare in maniera categorica il tema della dipendenza, però ci sta anche quello, rischia di non avere nessuna struttura territoriale autorizzata e accreditata. E quindi noi rischiamo di trattare dove questo problema è reale, quindi dove persone esprimono una fatica anche psichica del loro rapporto con la sostanza, noi abbiamo almeno la metà delle regioni italiane che non ha servizi specialistici. Questo vuol dire che io ho regioni in cui posso chiedere una struttura territoriale, no profit, molto integrata, di gestire insieme a me psichiatria e dipendenze, e CERT, e realtà del privato sociale un tema, in altre situazioni questo tipo di occasioni non ce l'ho e devo mandarle in strutture talvolta troppo spesso private o improvvisate rispetto a questa cosa. E allora la revisione del sistema deve essere una revisione che dalla conferenza parte in una maniera forte. In questo introduco e chiudo davvero due cose. La prima, non in maniera ideologica, nella salute mentale in alcune situazioni stiamo, lo dico perché in questo c'è condivisione, facendolo. C'è il diritto del cittadino che chiede un supporto, un aiuto, un accompagnamento. E quindi il diritto della persona che ha un disagio psichico, il diritto di una persona che deve partecipare alla costruzione dei servizi. Lo dico in maniera molto... non è possibile che abbiamo tutta una serie... Abbiamo facilitato la creazione... noi abbiamo criticato molto ad esempio cittadinanza attiva, lo dico in maniera molto forte, perché sul tema delle dipendenze, essendo eticamente sensibile, non si riesce ad attivare. Lasciamo lì quell'organizzazione, ma il tema dei consumatori e delle loro rappresentanze, che c'è anche nella salute mentale, dove il tema dei portatori di bisogni legati a quest'area non può essere escluso dai tavoli territoriali della programmazione, perché questa è responsabilità, perché questo è anche un ragionamento. Chiudendo, io credo, è stato detto da Maria, dalla Gianni Chiedda, una scommessa. Abbiamo pochissimo tempo, perché il tema dei LEA e il tema dei sistemi territoriali dovrà trovare una forte collocazione e discussione rispetto al PNRR, perché in maniera molto forte, so che non è una questione di termini ma di indicazioni, io voglio che il nostro gruppo rifletta e parli di budget di salute per quello che si intende. Il rischio del budget di cura, per quanto utile, rischia di essere una polarizzazione fortemente di salute mentale, mentre io di psichiatria, scusate, è la revisione di un budget, mentre sempre di più anche nelle dipendenze stiamo parlando di budget di salute come elemento complessivo che è di responsabilità della persona, del territorio e del sistema. Questo però vuol dire anche la revisione rispetto alla cultura della recovery, quando io dico care dei sistemi, che può, ultima cosa, come ricaduta, ad esempio, insistere, e questo è un problema trasversale in molte regioni, non solo, io non mi accontento più della casa della salute come poliambulatorio delocalizzato. Io credo che la scommessa attuale, ce l'ha insegnato il Covid, è una casa della comunità, in cui le prestazioni sanitarie di prossimità, territorializzate, eccetera, si scontrino con un concetto di salute più ampia,
che riguarda anche, qualcuno diceva, il nostro grande amico sui senza dimore, sulla marginalità, il direttore della San Gallicano, la povertà è uno dei primi indicatori, o la marginalità è uno dei primi indicatori di non salute o di difficoltà delle persone a curarsi di sé. Io credo che questo sia un impegno che come CNC, come reti, noi abbiamo. Le porteremo sicuramente a questa, usiamo questo termine, conferenza alternativa a cui siete tutti invitati, che probabilmente terremo in parte in presenza e in parte via web a Genova. Stiamo ragionandoci, lo dico lì. Scusate ragazzi, faccio come dicono i ragazzi, anticipo, no? Un po', loro usano altri termini, però vorremmo che insieme questi temi, condividendo alcuni criteri, diventino poi oggetto dei gruppi di lavoro. Molti delle persone qui presenti saranno nei vari gruppi di lavoro, costituiremo un coordinamento di questo nostro mondo anche rispetto alla conferenza, e ringrazio tutti per la pazienza, ormai siamo alle 13:30. Posso aggiungere una cosa velocemente, proprio alle cose che diceva Riccardo? Che anche qui c'è una distinzione tra le due conferenze, salute mentale, perché nell'organizzazione della conferenza sulle droghe, sui servizi, non è un caso che sono state completamente tagliate, è stata tagliata la valutazione delle politiche dell'impatto sul fenomeno, e quindi anche sull'organizzazione dei servizi, eccetera, che è un elemento centrale. Non si può fare una conferenza a distanza di 12 anni che non discuta di queste cose. Quindi attualmente già l'impianto, per come è fatto, è un impianto limitato, un impianto che vuole provare a, che non vuole intervenire negli elementi strutturali delle politiche, e perché è tutto centrato sui servizi, non si capisce nemmeno, beh, per esempio non c'è la riduzione del danno, per dirne una. E questo è il motivo, l'hanno travestita, però insomma, no. Capisci? Questo, tu eri stato molto più, diciamo, avevi avuto, come dire, un maggiore ottimismo. E questo, come diceva Riccardo, è il motivo per cui noi abbiamo costruito già una rete con un documento che, se qualcuno di voi vuole, possiamo farvelo avere, in cui noi ci siamo riconosciuti, e faremo questa conferenza autogestita, parallela o altro, che è un altro elemento specifica. Noi spessissimo abbiamo dovuto organizzare conferenze autoconvocate parallele, perché nelle conferenze nazionali c'è pochissimo spazio sia per i temi delle politiche, sia per la discussione aperta anche del mondo degli operatori, ma soprattutto è anche del mondo delle persone che usa sostanze. Questo volevo, giusto per fare un piccolo, come dire, una piccola aggiunta alle cose che diceva Riccardo. Bene, e allora penso che Maurizio ci dà. Grazie Maurizio per il coordinamento. Maurizio, ma a tutti, allo sforzo che è stato fatto da tutti, certo. A tutte le persone e organizzazioni che si sono viste poco, che ci hanno consentito di gestire questa grande impresa. Bene, allora ci vedremo tra poco. Speriamo di mantenere aperto questo nostro dialogo, questa nostra rete. Ciao a tutti, buon weekend, anche se qui piove, non so da voi. No, qui non piove, ad esempio a Milano vedi. Non piove, vedi? Vedi. Ciao a tutti. Ciao Riccardo. Ciao a tutti.